Colleghe e colleghi, vi do il benvenuto a questo interessantissimo convegno di diritto tributario. L'Ordine di Roma è onorato di accogliere oggi i relatori che interverranno. Vi porto il saluto del Presidente Antonino Galletti, che probabilmente passerà per fare poi lui un saluto personale, e siamo anche in attesa di avere con noi il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, il dottor Mario Civetta. Con i commercialisti l'Ordine degli Avvocati ha una stretta interlocuzione anche relativamente agli eventi informativi, quindi penso che ci siano in aula anche molti commercialisti. Siamo tutti impegnati nel lavorare insieme per il contribuente, per il diritto tributario e per difendere appunto, come è il tema di oggi, il contribuente dagli accertamenti fiscali che si fanno sempre più intensi. Abbiamo sentito ultimamente parlare, ritornare in voga la parola di manette agli evasori e di provvedimenti sempre più stringenti che vanno in qualche modo contrastati. Sono anche onorato di ospitare questo incontro come responsabile della Commissione di diritto tributario, che su questi temi si sta dedicando ampiamente. Abbiamo fatto diversi incontri sulle proposte di riforma della giustizia tributaria, un corso di alta formazione sul processo tributario e anche abbiamo acceso i riflettori sugli indici sintetici di affidabilità che saranno affrontati oggi, che è un tema che preoccupa tutti i professionisti. E quindi sono veramente lieto e onorato di aprire i lavori di questo incontro e volevo intanto salutare affettuosamente la collega Isabella Maria Stoppani, consigliera nazionale forense, che ci onora della sua presenza, e poi passare immediatamente ai lavori, perché abbiamo tanti relatori e tanti argomenti interessantissimi, e sono ovviamente onorato di avere tutti voi. Saranno presentati tutti i relatori dal collega professore avvocato Giulio Prosperetti, ora giudice della Corte Costituzionale, posso dire un amico, uno di noi, perché insomma già consigliere dell'ordine, lo stavo per dire, infatti, quindi a maggior ragione gli cedo Scusami. Sì. Non voglio interrompere. Essendo stata consigliere dell'Ordine di Roma fino a dicembre dell'anno scorso, porto il saluto del CNF, ma soprattutto volevo ringraziare il consigliere Voltaggio, anche perché questa commissione sta lavorando molto bene, meglio lavorerà. Io mi scuso, purtroppo devo scappare, proprio devo andare al CNF, grazie a Giulio Prosperetti che torna come ex consigliere e ora giudice della Corte qui. Paolo, complimenti e continuate questi lavori in maniera così efficiente. Grazie Isabella, e ovviamente visto che siamo in cosamente tutti i relatori, ma in particolare anche il dottor Barbantini che interverrà, perché il suo padre, il suo papà è stato per tanto tempo consigliere dell'ordine. Termino dicendo, agganciandomi a questa ultima osservazione, la nostra professione, ma credo anche quella dei commercialisti, vive attraverso lo scambio e il passaggio di competenze da colleghi più esperti a colleghi meno esperti. Quindi tutti noi siamo diventati buoni avvocati e buoni commercialisti chiedendo e interrogando nel momento di difficoltà i colleghi più anziani. Quindi con affetto appunto che ricordo i colleghi che sono stati in quest'aula come consiglieri. Come dicevo, lascio immediatamente lo scranno più alto al collega, al professor Prosperetti, che avrà il compito di introdurre gli illustrissimi relatori di questo convegno. Prego. Grazie. Allora, benvenuti a tutti. Certo, introdurre un convegno di diritto tributario
non è semplice, perché le questioni che ho visto in materia alla Corte Costituzionale mi hanno rappresentato un quadro terribile di quella che è la situazione, soprattutto da un punto di vista legislativo. Non c'è norma che non sia oggetto di interventi giurisprudenziali anche contrastanti. In particolare, una cosa che spesso ritorna è il problema del ne bis in idem, il problema della dovuto essenzialmente alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, perché ha considerato che anche le sanzioni amministrative sono da considerarsi sanzioni penali. E quindi abbiamo il problema per l'IVA, ma per le sanzioni della Consob, le sanzioni dell'antitrust. E questo problema così urgente non trova nella nostra legislazione dei parametri sicuri, perché abbiamo il principio di specialità dell'articolo 70 della legge, l'articolo 19 del decreto legislativo 74 del 2000, che uno lo legge sembrerebbe una norma chiara, quello più si applica tra la norma penale e quella e la sanzione amministrativa, si applica quella più specifica. Se non che la giurisprudenza ha costruito un concetto di specialità per cui viene sempre privilegiata la sanzione penale. E quindi questo criterio non riesce a risolvere nulla. E il problema sempre dell'articolo 20 dello stesso decreto sulla contemporaneità dei giudizi, una volta si sospendevano, adesso invece vanno avanti entrambi. E anche l'articolo 649 del codice di procedura penale sul divieto di un secondo giudizio penale, atteso che sono considerati penali anche quelli amministrativi, crea un ulteriore imbarazzo. È incredibile che in questa materia non si riesca ad avere una legislazione coerente, per cui tutto poi è rimesso alla discrezionalità del giudice. È una cosa inconcepibile che un problema di competenza così grosso sia rimesso al caso per caso, perché la giurisprudenza non aiuta per niente, perché, tanto per darvi un'idea, vi dico i criteri che ha stabilito la Corte di Cassazione nel 2018 per stabilire se c'era bis in idem o meno in delle fattispecie riferite allo stesso fatto. Ha disposto che va vagliata la complementarietà delle sanzioni riferite alla tutela dei beni giuridici diversi. Ha escluso che si possa prendere in considerazione fatti che, pur integrando un unitario comportamento antigiuridico, si siano realizzati in un ampio arco di tempo. Va riconosciuta la possibilità di un doppio binario sanzionatorio a fronte di scopi ben differenziati nella ratio delle diverse sanzioni. Poi va valutato l'apprezzamento della condotta antisociale, che deve corrispondere a profili sufficientemente differenziati. Va garantita la possibilità di un doppio giudizio e la duplicazione della raccolta delle prove. Ognuno di questi passaggi passa per la discrezionalità del singolo giudice. Qui è una cosa assolutamente ingovernabile. La questione è stata anche recentemente posta all'attenzione della Corte
ma è stata dichiarata inammissibile perché il giudice non aveva motivato nel senso di stabilire quali erano qual era, diciamo, l'eccessiva onerosità del complesso tra la pena penale e la pena amministrativa. Quindi il giudice, caso per caso, deve valutare se le due pene, quella amministrativa e quella penale, sono sufficientemente adeguate nell'integrarsi tra loro. A me sembra che siamo in una situazione di assoluta follia, non c'è più nessuna certezza delle pene. Il ne bis in idem ha creato anche situazioni particolari, perché che meglio, avere un anno con la condizionale o pagare 1 miliardo per la sanzione Consob, no? E quindi ci sono indubbiamente profili. Io credo che lo sforzo proprio dei tributaristi dovrebbe essere quello di proporre soluzioni. Io sono allievo sono un lavorista e sono allievo di Gino Giugni, il quale diceva che il compito dei giuristi non è solo quello di fare gli interpreti, ma è anche quello di proporre soluzioni. Da ultimo abbiamo avuto proprio recentemente la sentenza numero 8 un'ordinanza la numero 8 del 2020, dove abbiamo esaminato il problema alla Corte sul problema del contraddittorio rispetto a quando c'è l'accesso in un'azienda, allora in quel caso c'è il contraddittorio che invece manca negli altri casi. Purtroppo l'ordinanza di rimissione era stata fatta male e ci sono dei filtri che io non condivido, per la verità, però è una giurisprudenza ormai consolidata, per cui si è detto che la questione era incipite, nel senso che il giudice non prospettava una questione di costituzionalità secca e quindi questo è stato dichiarato inammissibile. Bene, ho voluto sfogarmi su quello che sono le situazioni, diciamo, a mio avviso critiche, in una giurisdizione che purtroppo è in gran parte affidata anche a giudici onorari e che è salvata soltanto dai magistrati in pensione, diciamo, che riescono fino ai 75 anni a dare il meglio di sé proprio in questa giurisdizione. Comunque, in altri ordinamenti il sistema della giustizia tributaria è il più importante. Da noi è stato sempre un pochino la sorella povera della giurisdizione. Bene. Allora, senza farvi perdere ulteriore tempo, ho il piacere di dare la parola al dottor Paolo Valerio Barbantini, che affronterà il non facile tema della cooperazione internazionale. Prego, dottore. Sì, grazie, professore. Volevo naturalmente ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ordine dei Dottori Commercialisti, il professor Prosperetti, il professor Santa Maria per l'avvocato Voltaggio per le gentili parole di benvenuto. Per me è un grande piacere essere qui e, diciamo, da dottore commercialista iscritto nell'elenco speciale, ovviamente, come tutti i funzionari pubblici. E ci tengo anch'io a portarvi comunque i saluti del nuovo direttore Ernesto Maria Ruffini, che ha assunto il nuovo incarico da lunedì e essendo lui un avvocato naturalmente avrebbe soprattutto apprezzato anche in chiave, se vogliamo, dialettica questi spunti che il professor Prosperetti ci ha dato. Adesso, senza rubare tempo, direi, mi pare circa 15 minuti mi sembra che dovrebbe durare il mio intervento, e metto subito il cronometro perché tendo altrimenti a uscire. Dunque, il tema della cooperazione internazionale è un tema che in qualche modo fino a qualche anno fa sembrava in qualche modo, no, relegato soltanto a una branca del diritto tributario quasi di nicchia. In realtà mai come in questo periodo storico si è assistito a una messa di iniziative a livello internazionale, quindi che hanno non tanto un impatto su quello che è il tipico tema, no, della concorrenza delle potestà impositive tra Stati,
ma in qualche modo ha una presa diretta anche sugli ordinamenti nazionali e come amministrazioni, quindi nel caso dell'Agenzia delle Entrate, chiamate se vogliamo a poi gestire questo tipo di norme, vediamo che l'impatto è diretto su quello che viene chiamato il diritto interno. Evito di usare quella bruttissima parola che è diritto domestico, perché mi sembra un anglicismo, insomma, che... Ecco, quindi per comprendere e mettere a fuoco, se vogliamo, il tema della cooperazione internazionale, che poi ha un impatto, effettivamente ha un impatto diretto su quella che è anche sia l'attività delle imprese, l'attività del mondo della consulenza, il mondo accademico e soprattutto dell'amministrazione, e credo che sia importante capire quali sono in questo momento, diciamo, qual è lo stato di avanzamento, se vogliamo, di una serie di iniziative e quali sono le misure normative che in qualche modo poi interessano questo tipo di attività. E consentitemi di fare un passo indietro, perché poi alla fine, quando si parla di diritto tributario, parliamoci chiaramente, si parla molto di diretta derivazione di quelli che sono obiettivi diciamo di policy. Poi alla fine possiamo anche, come dire, intrattenerci in interessantissime disquisizioni accademiche e poi alla fine vediamo che spesso e volentieri talune scelte rispondono nobilmente, per carità, a quelli che sono gli obiettivi, ripeto, di policy. Giusto per chiarire e sgombrare il campo d'equivoci, se noi prendiamo una norma che nell'ambito del diritto tributario, sia interno che internazionale, è comune a molti paesi, quella di Control Foreign Companies, no? Quindi la tassazione per trasparenza dei redditi relativamente a soggetti localizzati, diciamo così, per usare semplicisticamente, in territorio a fiscalità privilegiata. Ecco, non è detto che gli stati in qualche modo possano adottare questo tipo di misure con i medesimi obiettivi di policy. Nel mondo anglosassone si parla ad esempio di obiettivo di introdurre una norma sulle CFC per contrastare la cosiddetta diverted from profit jurisdiction, cioè di distogliere, se vogliamo, redditi imponibili dalla giurisdizione dello stato di residenza, se vogliamo, disinteressandosi del cosiddetto foreign to foreign, nel senso, come Stato a me non interessa sostanzialmente se quel reddito è stato in realtà dislocato, diciamo, di pertinenza di altri Stati, ma in qualche modo sostanzialmente allocato nel paradiso fiscale. Altri Stati invece uniscono, se vogliamo, entrambi questi obiettivi di policy, quindi vediamo che capire anche un po' la ratio che c'è dietro, se vogliamo, l'introduzione di determinate norme di provenienza internazionale ci dovrebbero aiutare molto in quella che il professor Prosperetti richiamava prima come, se vogliamo, no, la corretta interpretazione. Certo, apro tanto diciamo nell'informalità dettata dal fatto che mi sembra ci siano telecamere e tutto, quindi ci possiamo dire le cose tra noi. Anche a me piacerebbe leggere delle sentenze tipo, non so, la Pirelli Cable dell'House of Lords scritta da, insomma, personaggi del calibro di Philip Baker e company, ed avere veramente un trattato veramente di diritto tributario internazionale pesante. Però questa è soltanto una constatazione e non vuole essere assolutamente polemica. Ecco, detto ciò, quindi il quadro internazionale ha dovuto rispondere, se vogliamo, a delle spinte derivanti proprio dalla politica. Se noi ricordiamo con la crisi finanziaria del 2008, ci si è resi conto che in un periodo storico in cui, a torto o a ragione, forse a torto oggi si dice, soprattutto tra gli economisti, sono state imposte misure di austerità nei confronti della popolazione, ci si è accorti che multinazionali, sfruttando le simmetrie impositive tra stati e soprattutto anche, e qui veniamo appunto, poi vedremo come la cooperazione amministrativa sarà importante, ma soprattutto forme di opacità, forme di assenza di trasparenza nelle informazioni di natura fiscale, riuscivano in qualche modo ad abbattere il carico fiscale di gruppo attraverso forme di arbitraggio e lo sfruttamento, ripeto, di per così dire, quelle simmetrie che venivano generate dall'interazione di sistemi tributari, ordinamenti tributari tra loro non coordinati. Quindi un tipico esempio è quello delle strutture ibride e così via. Ecco, era molto difficile in quel momento spiegare ai propri cittadini che mentre in taluni paesi non si trovavano neanche i soldi, passatemi il termine, per le pensioni o per
e spiegare in realtà che la società X, Y, soprattutto nell'ambito della, dell'economia digitale, se vogliamo, pagava il 10, il 5, il 3, se non lo 0%. Ed è stato un fiorire di, anche in quel periodo, no, di, anche su giornali non tecnici, di articoli su strutture, vi ricorderete, no, il double Irish sandwich, tutti questi meccanismi che consentivano effettivamente di sfruttare questi meccanismi positivi. Il G20 a questo punto ha voluto assumere un'iniziativa molto forte, e questo è stato in qualche modo alla base del cosiddetto progetto BEPS a livello OCSE e G20, Base Erosion and Profit Shifting. In buona sostanza si è voluto trovare un piano di lavoro molto ambizioso che nel giro di soli 2 anni, dal 2013 al 2015, un po' più di 2 anni in realtà, ma pochi mesi, diciamo più o meno 2 anni, e si è riusciti a pubblicare 15 rapporti, rapporti molto tecnici, che partendo dalla cosiddetta azione 1, quindi economia digitale, trattamento dell'economia digitale, passando per appunto strumenti ibridi, passando per il mondo delle CFC, tutte le regole di rideterminazione, se vogliamo, dei prezzi di trasferimento, in cui si è cercato di andare verso in qualche modo un approccio più sostanzialistico che formalistico, e così via, fino all'azione 15, per cercare di rimediare a quelli che nel mondo anglosassone ne venivano definiti i loopholes, no? Quindi i buchi che consentivano appunto alle imprese di effettuare questo tipo di sfruttare questi vantaggi. Ebbene, la grande critica che è stata fatta però a questo progetto BEPS, che da un lato andava a rimediare, andava a introdurre degli strumenti anche di deterrenza nell'ambito della possibilità di utilizzare questi schemi di pianificazione fiscale aggressiva, dall'altro però ha creato, se vogliamo, potenzialmente rischi di doppia imposizione, rischi di incertezza, rischi di complessità delle regole per coloro di voi che conoscono bene questo tipo di mondo, soprattutto le norme che nel diritto interno sono state modificate o sono in corso di modificazione a seguito di questo progetto. Ebbene, sanno benissimo come la complessità di queste norme può dare luogo effettivamente a fenomeni di doppia imposizione. Diciamo che l'OCSE da questo punto di vista ha cercato di prendere, per così dire, delle precauzioni, introducendo con la nota azione 14 il rafforzamento degli strumenti per la risoluzione delle controversie internazionali, e quindi le cosiddette procedure amichevoli, e che in qualche modo poi faranno anche parte di interventi successivi al mio. E non ultimo lo strumento multilaterale, da un punto di vista giuridico un progetto molto ambizioso, perché evidentemente tutte quelle norme, o meglio tutte quelle disposizioni che all'interno del progetto BEPS dovevano essere tradotte ai fini del proprio funzionamento nella modifica dei trattati contro le doppie imposizioni fra Stati, le convenzioni bilaterali notoriamente, ebbene sarebbe stato in pratica molto difficile da realizzare come effetto, perché voi sapete bene quanto sia lungo e faticoso, se vogliamo, il processo di conclusione di una convenzione bilaterale tra Stati, c'è tutto anche il passaggio parlamentare e così via, la ratifica e incluso anche le varie modifiche. Ecco, con l'azione 15 questo strumento multilaterale, che è in qualche modo, non dico un unicum perché era già stato utilizzato per quanto riguardava la convenzione multilaterale sullo scambio di informazioni, si è introdotto un meccanismo molto rapido per modificare i trattati contro le doppie imposizioni per acquisire queste regole. Questo è in qualche modo, in estrema sintesi, il mondo in cui ci troviamo oggi, un mondo in cui il legislatore nazionale non dico che non sia libero, ma naturalmente deve ovviamente orientare la propria policy fiscale tenendo conto di questo quadro. Credo che, insomma, guardo anche le persone, i relatori attorno a questo tavolo, non vi è stato mai un periodo come quello degli ultimi 6 anni, se vogliamo, in cui le norme tributarie
siano state oggetto di modifica repentina, direi, dovuta a pressioni internazionali. Quindi, ovviamente questi sono processi che sono stati gestiti dall'Italia, insomma, sia il Dipartimento per le Finanze sia l'Agenzia delle Entrate, insomma, hanno collaborato a questo progetto, però evidentemente poi è un dato di fatto quello della matrice transnazionale di questo. Quindi questo è un po' il quadro di riferimento in cui si inserisce in maniera anche determinante, se vogliamo, l'Unione Europea. Quindi noi abbiamo OCSE da una parte, quindi mondo, se vogliamo, Italia, paesi terzi, intendendosi per tali paesi al di fuori dell'Unione Europea. Abbiamo progetti a livello di Unione Europea, la combinazione di tutto ciò ci porta oggi a un quadro di riferimento che nell'ambito del quale la cooperazione internazionale poi diventa in qualche modo una sorta di protagonista importante. La cooperazione internazionale, se vogliamo, la possiamo dividere sostanzialmente in due grandi mondi. Un primo mondo è quello dello scambio di informazioni, tipicamente di quella che era un po' una chimera fino a qualche anno fa, di ottenere informazioni puntuali, tempestive, chiare su quelle che sono sostanzialmente, attività portate avanti, realizzate da soggetti non residenti e che possono avere un impatto sulla determinazione della base imponibile italiana. Oggi veramente l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, le altre amministrazioni come Dogane e Monopoli dispone di un patrimonio informativo veramente senza precedenti, e questo grazie effettivamente al lavoro che è stato fatto dal Global Forum, in particolare dal Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni. Su questo tornerò brevemente dopo, perché un aspetto che invece nell'ambito della cooperazione amministrativa è poco noto, ma in realtà ha un impatto effettivamente diretto su quella che sia l'attività dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, se vogliamo, è quella legata a quella che io definisco atecnicamente, se vogliamo, la cooperazione amministrativa rafforzata. Questo è un termine puramente atecnico. Esistono tutta una serie di iniziative in realtà che permettono di mettere assieme il patrimonio informativo tra Stati, sia per raggiungere sicuramente il nobile obiettivo della rimozione della doppia imposizione internazionale e quindi accelerare, se vogliamo, quelli che sono i presupposti di applicazione dell'articolo 25 del modello di convenzione secondo appunto il modello OCSE, ma sia soprattutto per rimuovere invece i casi di doppia non imposizione, quelli a cui proprio il progetto BEPS ha voluto dare una risposta. Ecco, mi riferisco ad esempio a iniziative del tipo i cosiddetti joint audits. I joint audits sono dei controlli, simultanei, sono delle iniziative in relazione alle quali due stati possono selezionare, se vogliamo, determinati contribuenti e invece di rimettere il confronto nella fase successiva, cioè quella fase in cui la pretesa impositiva è stata già realizzata, e si passa a una fase totalmente preventiva, già in sede di verifica. E i due stati, noi abbiamo per esempio delle iniziative con la Germania che sono state molto, molto interessanti e incredibilmente anche apprezzate da multinazionale, perché una multinazionale, prendiamo ad esempio l'applicazione dell'articolo 110,7 in Italia, quindi i prezzi di trasferimento, ovvero articolo 9 del modello di convenzione OCSE, ebbene, avere effettivamente due amministrazioni che possono scambiare informazioni, che possono effettivamente avere accesso a una chiara, a un quadro di riferimento del gruppo e non avere effetti negativi e penalizzanti derivanti da asimmetrie informativi, può essere effettivamente una modalità che consente poi di avere una finalizzazione dell'attività di controllo, per così dire, che non lasci spazio, se vogliamo, alla doppia imposizione. Un altro, ovviamente tradizionalmente anche a livello di Unione Europea, i controlli multilaterali, soprattutto in materia di IVA, sono stati un altro esempio di collaborazione, quindi di cooperazione, che ha visto, se vogliamo, nell'ambito del quadro giuridico rappresentato, se vogliamo, in particolare dalla direttiva del 2011, la 16 del 2011, ha visto effettivamente un mettere insieme informazioni e attività
in relazione soprattutto a casi che potevano essere non completamente individuabili se tu attivavi delle attività unilaterali. È come un puzzle, tu vedi, è come se ne vedi un pezzo, ti sembra tutto normale, metti un altro pezzo, ipotizziamo Francia, sembra ancora tutto normale, introduci un altro stato, prendiamo a caso il Lussemburgo, ma è soltanto casuale, e vedi che il puzzle comincia a essere, vedi che lo schema comincia ad avere dei profili effettivamente di elusività o di aggressività. Controlli multilaterali se ne fanno molti, sia agenzia entrate sia guardia di finanza, e devo dire che i risultati ci sono. Se voi andate anche sul sito dell'Unione Europea ci sono le statistiche, sono molto, molto importanti. Ecco, io volevo, nell'ambito della messa di informazioni che vengono scambiate, quindi come tutti sapete, ambito Common Reporting Standard, CRS, abbiamo tutte le direttive a livello di DAC1, DAC2, DAC3, DAC4 e così via, fino alla DAC6, adesso abbiamo la questione della, se vogliamo, della, appunto la DAC6 che riguarderà da parte degli intermediari, da parte dei consulenti, da parte delle imprese, la disclosure obbligatoria di quelli che sono schemi potenzialmente elusivi, e che quindi questo effettivamente sarà una sfida interessante. Oggi abbiamo la possibilità di avere sempre in esito a quello che è stato il progetto BEPS, e se vogliamo anche da questo punto di vista la DAC 4 a livello europeo, lo scambio delle rendicontazioni paese per paese, il country by country reporting. Ecco, questo effettivamente è stato un grandissimo passo avanti nell'ambito della trasparenza e della cooperazione amministrativa. Immaginiamo, appunto, torniamo all'esempio della multinazionale che effettivamente ha una aliquota di gruppo effettiva pari allo 0%, al 3%, adesso con questa rendicontazione paese per paese si riesce ad avere una mappatura del gruppo, vengono obbligatoriamente scambiate ormai tra tutti i paesi che fanno parte di quello che dal progetto BEPS poi è andato in espansione nel cosiddetto quadro inclusivo, che conta oggi mi sembra 136 paesi, quindi ormai quasi il 96% del PIL globale di fatto. Ecco, si ha la possibilità di andare ad individuare effettivamente il numero di dipendenti, giurisdizioni in cui viene dislocata l'attività, quindi un quadro di sintesi che non può essere ovviamente utilizzato direttamente dalle amministrazioni, e questo deve essere molto chiaro, per attivare delle procedure di controllo, di accertamento basate unicamente su questo. I country by country reports, questi rendiconti paese per paese, devono servire alle amministrazioni finanziarie soltanto, unicamente, come elemento per un'analisi di rischio. Tanto per fare un esempio, se vediamo che tutti i redditi di una multinazionale sono localizzati in uno Stato il cui livello di imposizione è molto, molto, molto basso, vediamo che da questi report, vediamo che ad esempio il numero di dipendenti in quella giurisdizione è assolutamente minimale. Ecco, questi sono tutti elementi che ti possono portare ad aumentare quello che è il tema dell'analisi del rischio. Quello che vorrei concludere questo intervento, diciamo così, in qualche modo più di contesto, se vogliamo, facendo presente che oggi l'attività delle amministrazioni finanziarie e quella dell'Agenzia delle Entrate si sta orientando molto su quella che è l'analisi dei cosiddetti, oggi si va molto di moda il termine dei big data. Ecco, in realtà la quantità di informazioni di cui oggi si dispone è talmente elevata che, come dicono gli anglosassoni, a volte too much information is no information, troppa informazione è equivale a no informazione. Quindi la sfida oggi è quella di utilizzare tecniche di autoapprendimento, tecniche di intelligenza artificiale, tecniche, quindi oggi l'informatica e le conoscenze sono molto offrono veramente degli spazi di attività molto importanti, e quello che è il patrimonio nazionale agganciato alle informazioni che provengono dall'estero consentono effettivamente di mirare, orientare l'attività di controllo in maniera mirata. Giusto per fare un esempio e dare qualche numero,
Lo scorso anno abbiamo fatto una sperimentazione con queste tecniche di intelligenza artificiale su una platea di contribuenti, abbiamo selezionato a valle di questo processo una determinata platea di contribuenti. Ebbene, sono state divise al 50% questa platea, al 50% proprio per fare avere il cosiddetto controfattuale statistico. E il 50% è stato selezionato attraverso le tecniche tradizionali che si usavano, quindi redditometro, insomma, e altro. E l'altro 50% invece è stato selezionato con queste tecniche di machine learning, intelligenza artificiale, big data, insomma. E il tasso di positività che noi abbiamo avuto, intendendosi per tale lettera di compliance, che poi mandi una lettera di compliance e vai a testare qual è la, se vogliamo, il ritorno che hai dal contribuente, in cui fai vedere che noti una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto ti risulta a te come amministrazione, ecco, il tasso di positività è stato con le tecniche tradizionali intorno al 32%. E su una platea di contribuenti molto elevata. Con le altre tecniche abbiamo avuto su una platea di gran lunga ridotta, quindi disturbando meno, se vogliamo, la popolazione, i contribuenti, il tasso di positività al primo anno, test sperimentale, è stato del 76,2%. E quest'anno i numeri ci stanno dicendo, i nostri, che stanno intorno all'86%. Quindi, premendo un bottone, mandando in automatico un certo numero di lettere, l'agenzia lo scorso anno ha registrato un incremento di incassi da riempimento spontaneo di circa 1,3 miliardi di euro, e detto francamente 1,3 miliardi di euro, che per l'Italia non è una cifra bassa. Ecco, questo è per dire che, come oggi la cooperazione amministrativa poi non è tanto una questione che come dire, sicuramente. No, invece è proprio su quello che è proprio su quello invece che queste tecniche ti consentono di entrare, perché sì, qui in effetti la ringrazio per questa, invece, perché scusi, però prendo un minuto in più allora, perché in realtà questa, cioè, ci sono state effettivamente anche in dei dibattiti parlamentari, in audizioni, ma insomma fatturazione elettronica, trasmissione, ma alla fine tanto chi non fa la fattura, non la faceva prima, non la fa dopo. In realtà non è così, perché è questo effettivamente con i nostri questi data scientist, come si amano chiamare, questi econometristi, statistici, abbiamo notato che invece con questi strumenti tu riesci ad isolare come controfattuale chi ordinariamente ha un tasso di evasione molto, molto basso, no? Per una certa platea di contribuenti. Non posso usare un termine perché il garante della privacy qui ci ucciderebbe, perché non è così, però giusto per farci capire, andiamo a profilare, se vogliamo, una certa platea di contribuenti, diciamo ristoratori, ristoratori, mettiamola così. Ecco, una volta che tu hai una nuvola di punti che si va ad aggregare intorno a queste, sono delle rette di regressione di fatto, tutti quelli che questi signori chiamano gli outliers, tutti quelli che in qualche modo mostrano delle anomalie, effettivamente possono derivare da due circostanze. Una, banalmente, è il ciclo economico, quindi la loro redditività è più bassa, e quindi se io metto 3 fatture l'anno è perché ho avuto 3 clienti l'anno, però se metto 3 fatture l'anno molto probabilmente c'è un maggiore rischio che questi signori non stiano battendo o lo scontrino o la fattura. Quindi in realtà questi strumenti tecnologici, molto più oggi che prima, ti consentono di andare sul nero. Ecco, su questo se abbiamo registrato con l'introduzione della fatturazione elettronica effettivamente un incremento di adempimento spontaneo, non spiegato una volta normalizzato il ciclo economico e non spiegato da altro, di circa 2 miliardi di euro, e quindi adesso naturalmente per confermare questo dato si sta facendo insieme con il Dipartimento delle Finanze, si stanno facendo delle analisi su microdati, ma sembrerebbe che effettivamente. Ma perché si dice che sono 150 miliardi le coste evase? Ma allora, su questo è un altro bel tema. Quanto tempo ho, però? Allora, questo è un altro bel tema. In realtà 150 miliardi è una stima che viene fatta a livello Istat da parte della Commissione Giovannini, e su questo effettivamente c'è tutta una, detto francamente, un grandissimo dibattito, perché da un lato invece sembrerebbe la Germania essere un paese virtuoso, gli statistici, soprattutto a livello, insomma, c'è un po' di irritazione perché pare che il dato della Germania sia molto sottostimato.
profondamente sottostimato per la metodologia che viene utilizzata. Noi in Italia sembrerebbe che l'Istat utilizzi invece una metodologia assolutamente rigorosa, non è vero, non parrebbe che non sia vero in altri stati. Questi 150 miliardi che vengono, che in realtà 150 miliardi no, il dato è 109 miliardi, l'ultimo della Commissione Giovannini, se non ricordo, 110 miliardi, però insomma si tratta di una cifra importante. E tributi erariali, cioè quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, sono il cosiddetto tax gap. Questo tax gap è di circa 86 miliardi. Di questi 86 miliardi, considerate che 34 miliardi derivano dall'IVA, dall'imposta sul valore aggiunto. Quindi l'IVA effettivamente purtroppo ancora oggi in Italia è un po' scusate, uso un termine un po' brutale, ma così tanto siamo tra tributaristi, insomma, è un po' un colabrodo da questo punto di vista. Quindi effettivamente gli sforzi che stanno facendo l'Agenzia e la Guardia di Finanza su questo mondo sono importanti. Il resto sono imposte dirette tra IRES e IRPEF. Grazie. Anche per il rispetto dei tempi che è stato, ma è stato veramente interessantissimo, anche se però mi pare che proprio da quello che dice che siamo lontanissimi dall'idea di avere una fiscalità europea unitaria, quindi mi pare che questi problemi di doppia imposizione, no? Testimoniano che siamo ancora lontani da questa. Sì, diciamo che questo è forse più un argomento di policy, quindi, però quello che si dice è che una cosa a cui gli stati non vogliono rinunciare e non vorranno proprio rinunciare è proprio la sovranità fiscale. L'unica cosa che certo. È la sovranità fiscale, però devo dire la verità che quella che è, quindi l'armonizzazione in qualche modo è molto complessa, se vogliamo, però a livello europeo i meccanismi per la risoluzione delle controversie internazionali sono molto molto spinti, quindi abbiamo arbitrati. Infatti ecco, l'arbitrato, che tipicamente è uno strumento notissimo ai giuristi, agli avvocati, se vogliamo, nel diritto tributario internazionale è stato introdotto in alcune convenzioni, ma è obbligatorio di fatto a livello europeo. Quindi l'arbitrato non è come, se vogliamo, il tipico articolo 25 di un modello di convenzione impone un obbligo di mezzi, non un obbligo di risultati. Per questo le imprese si lamentano del fatto che effettivamente quando ho una controversia internazionale la doppia imposizione, spesso e volentieri in mancanza di una clausola arbitrale, di fatto potrebbe rimane. A livello OCSE, ripeto, con l'articolo 14, con l'azione 14 a livello BEPS, non si è trovato il consenso di introdurre una clausola arbitrale all'interno dei trattati, però 24 paesi stati, tra cui l'Italia, o 26 mi sembra ultimamente, comunque circa, diciamo, più di 20, mettiamola così, hanno voluto dare un segnale molto forte e introdurre, se vogliamo, la clausola arbitrale nell'ambito delle dei negoziati relativi allo strumento multilaterale a cui facevo riferimento prima. Grazie, grazie anche di questo chiarimento. Mi scuso molto, ma mi sarebbe piaciuto rimanere, ma purtroppo tra qualche minuto dovrò assentarmi, quindi vi saluto adesso. Bene. Grazie molto. Grazie. L'avvocato Valtaggio doveva fare un breve... Volevo salutare il consigliere tesoriere Alessandro Graziani che ci ha raggiunto con noi e con lui condividere la soddisfazione di vedere un'aula piena, galleria e platea, in un'ora di udienza, in un'ora di punta. Sicuramente merito dei relatori che sono qui con noi. Volevo solo ricordare che questo convegno, come tanti altri, è ripreso in diretta streaming, quindi voi lo vedete qui, chi vuole lo può vedere nei canali social dell'Ordine, e comunque sarà visionabile nel canale YouTube del nostro Ordine. E passo di nuovo la parola. Grazie, allora pregherei il generale di Corpo d'Armata Michele Carbone di prendere la parola su il denaro contante nel contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Prego, generale.
Allora, grazie professor Prosperetti, ringrazio l'ordine dei dottori e saluto l'ordine dei dottori commercialisti e degli avvocati qui presenti, il professor Santa Maria e tutti i presenti, rivolgo un cordiale saluto. Ecco, il denaro contante nel contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Il titolo è stato, diciamo, concepito anche in relazione a quella che è la fase storica della centralità del contante, sia prima nel riciclaggio, nel contrasto al riciclaggio, e solo dopo, diciamo, il contante ha assunto la centralità nella lotta all'evasione fiscale. E allora seguirò queste fasi storiche ricordando come negli anni 70, quando ci si è affacciati da un punto di vista della comunità internazionale al contrasto al riciclaggio, in Italia erano gli anni in cui l'Europa, il Consiglio d'Europa emanava la raccomandazione appunto del 27 giugno del 1980, poi c'è stata la dichiarazione di Basilea del 12 dicembre del 1988, erano le cosiddette soft law, erano sostanzialmente dei gridi di allarme in cui queste appunto autorità internazionali sollecitavano gli Stati ad adottare delle misure per evitare l'inquinamento del sistema e del circuito dell'economia e della finanza dai proventi appunto criminali. In Italia una prima disposizione in tal senso si è avuta nel 78, un decreto legge 21 marzo 78 numero 59, con il quale fu introdotto nel codice penale l'articolo 648 bis. E l'articolo 648 bis mirava proprio a contrastare la circolazione del denaro contante proveniente da alcuni reati, specificamente e tassativamente indicati dal legislatore, ovvero le rapine aggravate, le estorsioni e i sequestri di persona. Erano gli anni particolarmente in cui questi reati erano diffusi, naturalmente producevano denaro contante. Fino a prima del 78 il legislatore cercava di contrastare la circolazione del denaro contante appunto che proveniva da questi reati con altri fattispecie previste al codice penale, in particolare la ricettazione, quindi l'articolo 648 del codice penale, oppure il favoreggiamento personale e reale, 378 e 379 del codice penale. Poi si aggiunge nel novero di questi reati il traffico di droga. Perché ho fatto questo riferimento storico? Per dire come l'origine storica delle disposizioni penali è rivolta a contrastare tutto quel denaro contante che caratterizza questi traffici illeciti, impedendo che questa ricchezza sia immessa nel circuito dell'economia appunto e della finanza. Sempre storicamente, la prima norma che in Italia cerca di controllare le operazioni in contanti si ha nel dicembre del 1979 con un decreto legge 625. All'epoca le aziende di credito e gli istituti di credito, si esprime così la norma, e gli uffici postali dovevano prendere nota delle operazioni di versamento previamente riscossione allo sportello per importi pari o superiori a 20 milioni delle vecchie lire. Quindi ecco, noi abbiamo queste sono state veramente le prime norme con cui si cercava di contrastare il denaro contante. Poi con l'evoluzione di tutta quella che è stata la normativa antiriciclaggio, negli anni 90, il denaro contante ha avuto una certa regolamentazione, nell'ambito delle direttive comunitarie di contrasto del riciclaggio. E qui è importante analizzare
la normativa comunitaria per capire esattamente cosa sta accadendo rispetto ai 27 Stati che attualmente compongono l'Unione Europea. In particolare, il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea riserva all'Unione la politica monetaria. L'articolo 128 del Trattato di funzionamento prevede il corso legale delle banconote, mentre un regolamento del 1998 con il quale è stato introdotto l'euro, il regolamento 974 del 98, ha regolamentato l'uso, il corso legale delle monete metalliche. Successivamente è intervenuta una raccomandazione della Commissione 191 del 2010, con la quale è stata fatta chiarezza circa il corso legale appunto delle banconote e delle monete metalliche. La Commissione con questa raccomandazione ha precisato l'obbligo di accettazione delle banconote e delle monete metalliche nelle operazioni al dettaglio. Detto questo, c'è in Europa una norma che vale per erga omnes per tutti gli Stati per quanto riguarda il divieto di trasferimento del denaro contante, così come esiste in Italia? La risposta è negativa, cioè fino ad oggi l'Unione Europea non ha mai fissato un divieto al movimento del denaro contante uguale per tutti gli Stati membri e ha lasciato ai singoli Stati membri il potere di limitare i pagamenti e i movimenti del denaro contante. E questo in virtù di un considerando, il considerando numero 19 al regolamento 974 del 98 relativo all'introduzione dell'euro, con il quale è stato stabilito che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche decise dagli Stati membri per motivi di interesse pubblico non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi di pagamento di estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Quindi possibilità da parte di ciascuno Stato di introdurre delle restrizioni, l'Europa non ha mai fissato un limite un divieto comune a tutti gli Stati. Se ne occupano invece due strumenti giuridici che regolamentano l'uso del contante. In particolare la quarta direttiva antiriciclaggio del 2015-849, con la quale sostanzialmente si dice che coloro i quali commerciano beni e che accettano pagamenti per importi pari o superiori a 10.000 euro in contanti, quindi la direttiva non vieta i pagamenti pari o superiori a 10.000 in contanti, devono essere sottoposti alla disciplina antiriciclaggio e quindi gli obblighi che gli avvocati e i commercialisti conoscono benissimo, di adeguata verifica a clientela, di conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, oltre che di, per quanto riguarda le comunicazioni oggettive. E poi c'è un altro strumento giuridico che, regolamenta il denaro contante in entrata e in uscita dalla comunità, dall'Unione Europea, è il denaro contante che si porta, sulla persona nel momento in cui si lascia o si entra in un paese comunitario, per il quale viene stabilito l'obbligo della dichiarazione valutaria per importi pari o superiori a 10.000 euro. Detto questo, negli ultimi mesi si è parlato da parte degli organi di stampa di una relazione della Commissione europea in cui avrebbe detto, è stato il commento, che in pratica la lotta al contante non serve ai fini della lotta all'evasione fiscale, sostanzialmente. Ebbene, io vorrei riprendere questa relazione per stabilire alcuni punti importanti che magari una lettura superficiale della relazione stessa può portare a conclusioni di questo tipo. In effetti, la relazione a cui si è fatto riferimento è una relazione della Commissione fatta al Parlamento e al Consiglio nel 2018. Questa relazione parte da uno studio per quanto riguarda gli effetti di eventuali restrizioni ai pagamenti sull'economia illegale e nel mercato interno.
La Commissione europea dice una cosa molto importante a mio avviso, dice che disposizioni nazionali divergenti sui pagamenti in contanti falsano la concorrenza nel mercato interno, questo a mio avviso è un dato molto importante, determinando potenziali trasferimenti di impresa oltre frontiera, in particolare per alcuni settori specifici che si basano molto sulle operazioni in contanti. La Commissione fa riferimento al settore dei gioielli, della rivendita di automobili, e qui viene in mente già la Germania, poi ci tornerò. Tali restrizioni nazionali divergenti creano potenzialmente lacune che permettono di aggirare i limiti nazionali ai pagamenti in contanti e pertanto di ridurne l'efficienza. Per cui oggi io, se voglio sfuggire al fisco italiano con i pagamenti, vado in Germania, mi fermo un giorno in Germania e posso spendere in contanti tutto quello che... Perché dico la Germania? Perché la Germania, pur facendo parte dell'Unione Europea e pur avendo adottato l'euro, non ha stabilito un limite del contante. Cosa è successo? Che lo studio, questo, diciamo, la relazione si basava su uno studio che era stato affidato ad un contraente esterno e nell'ambito dello studio è stata fatta una consultazione pubblica. Ricordo a me stesso che la consultazione pubblica è diversa dal sondaggio di opinione. La consultazione pubblica in pratica ti dà un riscontro di quanti partecipano e quindi si interessano a questa consultazione. Ebbene, il 94,94%, quindi di coloro i quali hanno partecipato a questa consultazione pubblica, hanno risposto in maniera negativa alla seguente domanda: sarebbe favorevole all'introduzione di restrizioni ai pagamenti in contanti a livello dell'Unione Europea? Il 94% ha detto di no, ma andando a approfondire, abbiamo detto, altrimenti si rischia di trarre delle conclusioni superficiali, a questa consultazione pubblica hanno partecipato cittadini, imprese appartenenti sostanzialmente a tre stati, l'Austria, la Germania e la Francia. E ricordo a me stesso che l'Austria e la Germania non hanno introdotto, a differenza dell'Italia, il limite ai pagamenti. E quindi questo diciamo... è un dato molto, molto importante. Altro dato importante, così come la stessa Commissione europea ha messo in evidenza, che sono in gioco dei beni giuridici, dei valori giuridici, quale il funzionamento, il corretto funzionamento interno al mercato, quale la parità di azione tra imprese e cittadini, che occorre salvaguardare. E quindi l'Europa, diciamo è ora che l'Europa fissi, possibilmente attraverso un regolamento, un limite di divieto comune a tutti gli Stati. Altrimenti, ripeto, diciamo, queste diverse disposizioni che sono state introdotte in alcuni Stati, perché dei 27 Stati dell'Unione Europea, soltanto 13 hanno introdotto dei limiti per valori compresi tra 500 euro e 15.000 euro. 14 Stati non hanno introdotto alcun limite, compresi Stati che fanno parte dell'Eurozona. Quindi è questo è quanto succede a livello, diciamo, europeo. Quindi sarebbe opportuno intervenire con attesi i valori, i beni giuridici che sono in gioco. Sull'argomento è intervenuta anche, ne hanno dato notizia i giornali, la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è l'istituzione comunitaria a cui spetta l'attuazione della politica monetaria. Cosa ha detto la BCE? La BCE, partendo dalle limitazioni che sono state introdotte dal governo italiano con l'ultimo decreto legge 124 del 2019, ha detto sostanzialmente, ha ricordato ai nostri governanti che vuole essere consultata su questa materia prima che siano introdotti dei limiti. E poi ha detto vanno bene le restrizioni, sempre che non si vada ad incidere sui ceti meno abbienti della popolazione, i quali, poiché la moneta, le banconote e le monete monetarie hanno un corso legale, non devono sopportare dei costi ulteriori rispetto, diciamo, a dei pagamenti alternativi di estinzione delle obbligazioni pecuniarie. E poi la Banca Centrale Europea ha ricordato che deve essere in pratica calcolato, stimato
i vantaggi che queste restrizioni ai pagamenti diciamo comportano in termini di eventuali recuperi di entrate e quant'altro. E questo diciamo è l'intervento della Banca Centrale Europea. Ma quando in Italia diciamo il contante è diventato centrale ai fini della lotta all'evasione fiscale? Abbiamo detto che nasce il contante, viene attenzionato nell'ambito della lotta al riciclaggio e quindi i proventi criminali che derivano da tutti i reati che ho citato, ce ne sono altri e così via. Beh, noi fino al 30 maggio del 2010 abbiamo avuto il limite ai pagamenti di 12.500 euro, quindi un limite che derivava dai vecchi 20 milioni, poi arrotondati per effetto con un decreto ministeriale del 92 del Ministero del Tesoro, è stato arrotondato a 12.500 euro nel momento in cui appunto è subentrata la moneta europea. Quindi fino al 30 maggio 2010 il limite era di 2.500. È significativo, a mio avviso, che tutti gli abbassamenti siano intervenuti in questo contesto normativo. I limiti sono stati ridotti attraverso provvedimenti d'urgenza, cioè il decreto legge. Quindi il governo ha utilizzato il decreto legge per ridurre il limite dei pagamenti. E quindi ricordiamo il decreto legge 78 del 2010, con il quale è stato portato a 5.000 euro. La ragione per la quale diciamo che connota tutti questi decreti legge, i provvedimenti d'urgenza, è che si parla sempre di contrasto all'evasione fiscale e all'evasione contributiva, che, così come è stato ricordato poc'anzi, secondo le ultime stime, è di 109 miliardi di euro. Ma la cosa più curiosa che appunto ha attratto la mia attenzione è che, andando a leggere l'articolo con il quale fu all'epoca abbassato da questo decreto legge 78 del 2010 il limite da 12.500 a 5.000, si legge: ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e di aiuto al portatore sono adeguate agli importi di 5.000 euro. Peccato che ho detto che in Europa di questo non se ne parla, quindi non si capisce come mai questa norma aveva lo scopo di adeguare. Era una norma che è intervenuta in un momento di crisi finanziaria e quindi però non c'era un adeguamento al limite europeo, perché abbiamo detto che l'Europa non è mai intervenuta su questo. Questa motivazione viene replicata pari pari nel 2011 con il decreto legge 138, che ha per oggetto ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, viene replicata. Poi a un certo punto il legislatore abbandona questa motivazione e parla di aumento del limite, diminuzione del limite, sic et simpliciter. E questo lo fa con il decreto legge 201 del 2011 a 1.000 euro, il cosiddetto decreto Salva Italia, e lo ha fatto recentemente con il decreto legge 124 del 2019, con il quale con l'articolo 18 è stato previsto la riduzione a 2.000 euro dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, 1 luglio 2020, 31 dicembre 2021, e dal 1 gennaio 2022 a 1.000 euro. C'è stata soltanto una legge, la legge di stabilità del 2016, che ha portato la legge 208-2015, con il quale il limite è stato elevato a 3.000 euro. Tutti gli altri sono stati provvedimenti d'urgenza. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che la riduzione del contante è stata motivata attraverso questi provvedimenti d'urgenza per contrastare l'evasione fiscale e contributiva. E da qui la Commissione europea, nella relazione che ho citato poc'anzi, ha detto: insomma, questa riduzione del contante serve ben poco, incide ben poco nella lotta alla frode fiscale. E allora è chiaro che, diciamo subito, che queste misure hanno lo scopo non di contrastare
diciamo, sicuramente situazioni di evasione fiscale internazionale, situazioni di esterovestizione, di transfer pricing, tutta una serie, diciamo, di frodi fiscali nel vero senso della parola. Ma in Italia, secondo la relazione Istat presieduta dal professor Giovannini, l'economia informale nel 2017 è stata calcolata in un valore pari al 12,1% del PIL, quindi 211 miliardi delle vecchie lire. Scusate, 211 miliardi di euro. Questa economia cosiddetta informale o sommersa, da che cosa è composta? È composta da sottodichiarazioni e dal lavoro irregolare sia in nero che, diciamo, che lavoro, diciamo, il cosiddetto lavoro grigio. E quindi in pratica lo scopo della norma è di far emergere base imponibili relativamente alla fiscalità di massa. Ricordo che in Italia le partite IVA sono circa 6 milioni di partite IVA, quindi si cerca, attraverso questa restrizione dei pagamenti, di far emergere quella base imponibile in determinate categorie di, ecco, leggevo stamattina, dico poi lo portavo, la classica parrucchiere che in 4 anni non ha denunciato al fisco 250.000 euro che sono stati, appunto, diciamo, accertati dalla Guardia di Finanza. Quindi lo scopo è quello di far emergere base imponibile in certi settori e in certi servizi si è parlato prima di 35 miliardi di IVA, di altrettanti 35 miliardi di IRPEF per quanto riguarda, ahimè, il lavoro, diciamo, autonomo, quindi il lavoro, diciamo, non dipendente. Detto questo, quindi, e questo è un dato importante, quindi non, a mio avviso non, è, diciamo, non ci si illude di contrastare l'evasione fiscale soltanto con questo strumento, è uno strumento indirizzato verso... Il legislatore, il governo in particolare, è intervenuto con due strumenti. Prima, diciamo, con la restrizione dei pagamenti, e dall'altro, negli ultimi anni, sono aumentate le misure per incentivare l'uso della moneta elettronica. In queste misure, da ultimo, è stata introdotta la Befana del consumatore, è stata introdotta la Lotteria Nazionale degli Scontrini e quant'altro. Ecco, su questo, poiché è diffusa la lamentela che diciamo, i costi dei servizi degli intermediari finanziari sono piuttosto alti in termini di commissioni, in termini di collegamenti, di dotazione della strumentazione, il famoso POS, devo ricordare che l'Italia ha attuato tutte le direttive europee in materia di PSD, Payment Service Directive, quindi, diciamo, le abbiamo attuate tutte, in cui queste direttive sono finalizzate a ridurre il costo delle commissioni bancarie. Quindi qui, a mio avviso, occorre fare chiarezza, ma occorre fare chiarezza anche perché il 30% delle commissioni bancarie è stato adesso va addossato, cioè lo Stato rimborsa il 30% delle commissioni bancarie per quanto riguarda l'utilizzo di questi mezzi alternativi ai pagamenti al contante. E per quanto riguarda la critica sulle fasce di popolazione meno ambienti, diciamo che anche considerando, fermo restando, io spero che sia stato chiaro per quanto riguarda il contesto europeo, secondo me l'Europa deve mettere tutti gli stati, tutti i cittadini e tutte le imprese nelle stesse condizioni, altrimenti, e lo diciamo, ma lo dico per un fatto investigativo storico, la Germania continuerà ad essere la lavatrice dell'Europa, soprattutto in termini di riciclaggio di denaro. Quindi è su questo occorre che ci sia mano ferma da parte dell'Unione Europea affinché eventuali limitazioni e divieti siano comuni a tutti gli Stati. Detto questo, tornando invece al discorso italiano, i pagamenti di 1.000 euro nella prospettiva dal 1 gennaio del 2022
sono pagamenti che consentono anche alla fascia meno ambiente di popolazione di fare, diciamo, di estinguere le loro obbligazioni pecuniarie quotidiane. Cioè non parliamo di un plafond che una persona fisica ha a disposizione, ma un'operazione posso pagare in contanti fino a 999 euro. È chiaro che nella vita quotidiana, diciamo, di spesa e quant'altro, 1000 euro può essere, diciamo, considerato, ma dall'altra parte però il governo, introducendo la norma della detraibilità di alcune spese soltanto se effettuate con moneta elettronica, spinge anche queste popolazioni meno ambienti, diciamo questa fascia della popolazione meno ambiente, a ricorrere alla moneta alternativa al contante. E quindi effettivamente su questo anche coloro i quali, quindi i pensionati, i più giovani coloro i quali, per potersi portare in detrazione, quindi il 19% delle spese sostenute ex articolo 15 del TUIR, devono necessariamente effettuarli con strumenti alternativi al pagamento, al denaro contante. Si parla, ne sta parlando, diciamo, la stampa, di una possibile proroga nel mille proroghe al primo aprile, quindi per salvaguardare i pagamenti in contanti che sono stati effettuati o potrebbero essere effettuati, diciamo, in questo periodo. Ecco, questa è la situazione. Da ultimo, io in questa ricerca, diciamo, che ho compiuto, ho intitolato, è un articolo che sarà pubblicato sulla nostra rivista, La lotta al contante nel labirinto normativo, dove effettivamente c'è quella incoerenza delle norme che il professor Prosperetti, diciamo, prima evidenziava. Ad esempio, mentre viene dato il 19% del rimborso, viene dato un rimborso il 30%, scusate, delle commissioni bancarie, per quanto riguarda i benzinai, quindi i gestori, il rimborso delle commissioni bancarie per la moneta elettronica è del 50%. Quindi c'è questa prima disparità. Ad esempio, il governo, sapete che nella conversione del decreto legge ha eliminato la sanzione che era stata prevista nell'emanazione del decreto legge 124 di 30 euro, del 4% del valore della transazione. Però ci sono delle norme che stabiliscono una sanzione in caso di violazione del divieto di pagamento in contante. Ad esempio il pagamento delle retribuzioni. Pagamento delle retribuzioni: se un datore di lavoro paga in contanti i suoi dipendenti, quindi viene punito con una sanzione amministrativa. Ma una sanzione amministrativa, ad esempio, è prevista per quanto riguarda i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalti di opere o servizi resi ai condomini, per cui devono essere fatto con strumento tracciabile. In caso di violazione di questa disposizione c'è una sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. Ecco, su questo è importante che si intervenga per fare, diciamo, un discorso di razionalizzazione. E effettivamente negli ultimi anni il legislatore, dal 2011, da quando ha voluto contrastare l'uso del contante, ha emanato delle disposizioni a volte davvero bizzarre. Ad esempio nel 2011, con la legge 183, veniva detto che i soggetti in contabilità semplificata, visto che ci sono i commercialisti e i lavoratori autonomi, ove effettuassero operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, quindi cioè se avessero fatto operazioni del tutto tracciabili, indipendentemente dall'importo, avevano la possibilità di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta di scritture contabili. Questa disposizione è durata 4-5 mesi, eravamo ancora in regime di determinazione del reddito, comprese le imprese minori, in termini di competenza, per cui capite bene che sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari non ha avuto, diciamo, pieno successo, il legislatore l'ha abrogata. Così come, ad esempio, il legislatore prevede una serie di sconti, cioè dice se tu usi, fai le operazioni interamente tracciabili,
io ti faccio il 50% delle eventuali sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 471 del 97 e quindi violazioni alle dichiarazioni delle imposte dirette, all'IVA, ai rimborsi, agli obblighi relativi alla documentazione. Oppure altri, ti do altri benefici, se fai operazioni interamente tracciabili o tracciabili dopo i 500 euro, riduco i termini di accertamento, quindi da 5 anni te ne riduco 4. Cioè, insomma, c'è un qualcosa, a mio avviso, che va messo in ordine. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio il generale Carbone per questo affresco e anche per le conclusioni su queste che sono. Professor Baldassarre Santamaria, che in questa sede presenta questo prezioso libro, che è veramente una summa di tutto la materia degli accertamenti fiscali e del sistema sanzionatorio. Dunque, mi diceva l'avvocato Voltaggio che l'obiettivo è definire per l'una, quindi dovremmo avere scarsi quarto d'ora a testa, visto che abbiamo 6 interventi. Grazie. Darò l'esempio. Il tema che mi è stato no, purtroppo no. Sì, deve prendere. Sono i poteri ispettivi in materia fiscale, un inquadramento a livello di diritto amministrativo dove le potestà si evidenziano come posizioni soggettive fondamentali dell'ente pubblico. Anche limitative delle libertà dei singoli negli interessi della comunità. A queste corrispondono situazioni soggettive dei privati in posizione di soggezione rispetto all'esercizio di potere di imporre tale modificazione. Gli atti ispettivi, quello che a noi interessa in questa relazione, incidono in particolare nella sfera di libertà personale e di quella domiciliare, entrambe costituenti diritti inviolabili garantiti dalla nostra Carta Costituzionale agli articoli 13 e 14, che pongono notevoli limiti ai poteri degli organi autorizzati per legge al compimento degli atti coercitivi limitativi di diritti, in particolare Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. La tutela della libertà personale e quella del domicilio, definite inviolabili, come meglio vedremo, costituisce il limite più rilevante all'esercizio della potestà ispettiva ed una garanzia essenziale dei diritti del cittadino contribuente. Tale tutela è affidata alla legge, che ne deve fissare i limiti con disciplina dei casi e modi al concreto esercizio di essi. Quindi abbiamo una duplice tutela, una tutela di riserva di legge, quindi possono essere espressi solo in legge, quindi riserva assoluta di legge, diversamente da altre riserve che conosciamo, articolo 23 per i più giovani. E poi riserva che definiamo di giurisdizione, cioè dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Intervento preventivo quando c'è già un'autorizzazione prima dell'esecuzione, un intervento invece successivo di convalida. Tali limiti però, in punto di accertamento e ispezioni, non vengono genericamente previsti con mero rinvio alla legge, ma più esattamente individuati e tassativamente vincolati a quanto previsto nelle predette norme costituzionali.
con il conseguente divieto per il legislatore di introdurre in ordine alla materia altre limitazioni diverse dalla sicurezza pubblica, sanità, incolumità e finalità a carattere fiscale. E inquadriamo adesso più attentamente queste discipline in relazione alla norma costituzionale. La prima norma che abbiamo citato è l'articolo 13 sulla libertà personale, che viene definita inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di ispezione e perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e limiti previsti dalla legge, quindi riserva di legge assoluta e riserva di giurisdizione. Solo in casi eccezionali, ovviamente, le autorità possono intervenire, ma devono dare i risultati di questo intervento all'autorità giudiziaria entro 48 ore. Diversamente, questi atti vengono revocati e restano privi di ogni effetto, così come recita il terzo comma dell'articolo 13. L'articolo 14, relativo al domicilio, l'inviolabilità del domicilio. Il domicilio è inviolabile. Domicilio è la proiezione spaziale della persona, ecco perché c'è una coincidenza di inviolabilità. Anche qui è riferimento alle ispezioni e perquisizioni. Anche qui è previsto un espresso rinvio all'articolo 13 che ne prevede altrettanto qui una riserva di legge e una riserva di giurisdizione. La norma che invece più ci interessa è il terzo comma dell'articolo 14. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica e ai fini economici e fiscali, sono regolati dalle leggi. Quindi viene meno per l'articolo 14 la riserva di giurisdizione, cioè l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria non può intervenire di fronte a verifica, accesso, ispezione e ricerca, come diremmo meglio. Quindi però la riserva di legge viene assolutamente mantenuta. Cerchiamo adesso di inquadrare questi termini con riferimento anche alla legislazione attuativa, in particolare il decreto 633 sull'IVA 600 di imposte dirette, che voi conoscete ovviamente benissimo. Accertamenti e ispezioni, aveva detto l'articolo 14. E allora, accertamenti qui deve essere inteso in senso tecnico, ossia come avviso di accertamento, avviso di rettifica, quindi riferimento agli atti cosiddetti impositivi. Tenete conto però che in senso lato può essere intesa anche tutta l'attività ispettiva, accesso, ispezioni, ricerche, e altresì atti impositivi. Infatti noi accertamenti fiscali, dalle relazioni che avete visto e che vedrete, abbiamo inteso in senso amplissimo, comprensivo di tutte queste attività. Andiamo alle ispezioni, quinto dan, articolo 14, accertamento, ispezione. Le ispezioni sono intese in senso lato, cioè tutta l'attività ispettiva, quindi accesso, ispezione documentale, ricerca e verificazione. Come si sono comportati i decreti attuativi? E qui ritorniamo a quanto diceva il professor Peretto. Non si sono comportati alla meglio, ovviamente. Il titolo quarto dice appunto accertamenti e controlli, dove accertamento ripete quanto aveva detto la norma costituzionale, quindi gli atti impositivi. Invece, per quanto riguarda controllo, in qualche maniera dobbiamo necessariamente intenderlo con riferimento
a tutta attività ispettiva, quindi accesso, ispezione documentale, ricerca e verificazione. Non c'è quindi coincidenza di norme, ma soltanto in relazione alla nomenclatura, perché nella sostanza vengono richiamati gli stessi poteri ispettivi. E ancor più, il titolo generale del decreto 600 sull'accertamento indica accertamenti, indica solo accertamenti. In realtà vuole intendere accertamenti e controlli. Quindi la nomenclatura dei decreti attuativi non è coerente con quanto aveva detto la nostra Carta Costituzionale. Eccoci qua, perfetto. Andrei adesso, per estrema sintesi, a dire di particolari poteri che meno sono conosciuti, quindi mando in cavalleria una parte della relazione. L'articolo 35 della legge 7 gennaio del 29, numero 4, che pochi studenti conoscono perché valeva ai tempi antichi, prima della riforma tributaria, ma era l'unico potere che c'era all'epoca e veniva esercitato in particolare dalla Guardia di Finanza. I poteri qui, a parte i poteri che abbiamo già indicati, si estendevano, mentre adesso c'è l'estensione dei poteri a tutte le norme degli altri settori impositivi, tipo bollo, li venivano estesi da questa norma negli altri settori, quindi il presupposto viene collegato a singole situazioni facilmente valutabili, immediatamente impunibili e singolarmente accertabili. Qui ispezione si intende esclusivamente documentale e controllo essenzialmente extra contabile, quindi con riferimento a questa norma si deve dire che le indicazioni date con riferimento alla Carta Costituzionale non hanno grande successo. Ultima indicazione, a mente dell'articolo 2, quarto comma, decreto legislativo 68 del 2001, gli appartamenti alla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia economico-finanziaria si avvalgono dei poteri ispettivi previsti in materia di IVA, articolo 51 e 52, e imposte sui redditi, articolo 32 e 33. Infatti ora i nuclei che noi conosciamo di polizia tributaria attualmente vengono indicati, si definiscono nuclei di polizia economico-finanziaria. Vi ringrazio. Allora, grazie, perfetto con i tempi, grazie al professor Santamaria per questa interessante comparazione fra la normativa costituzionale e quella tributaria. Dunque, abbiamo un'ora e dieci e dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5 interventi. Quindi, tempi, mi affido all'autoregolamentazione e prego la dottoressa Dorina Casadei di prendere la parola parlando degli studi di settore, dagli studi di settore agli ISA. Prego, dottoressa. Grazie Presidente, ringrazio il professor Prosperetti, ringrazio particolarmente il professor Santamaria che ha ideato questo incontro molto stimolante e mi ha invitato. E io sono Dorina Casadei, sono dottore commercialista, sono il coordinatore dell'area fiscale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e trovo interessante che dopo che abbiano parlato persone delle istituzioni, perché il professor Prosperetti, illustre magistrato, il vice direttore dell'Agenzia delle Entrate, il generale della Guardia di Finanza, un professore universitario, anche la voce dei professionisti, nel caso specifico dei dottori commercialisti,
sono quelli che dovrebbero trasferire il sentiment che hanno, diciamo, i contribuenti in questo momento storico, e facendo riferimento alla norma di cui dovrò parlare, sono questi ISA. Cosa sono gli ISA? Gli ISA sono, diciamo, è una pagella che viene data ai professionisti e agli imprenditori per valutare la loro affidabilità fiscale. Sono importanti perché, diciamo, segnano una svolta storica, perché vanno a sostituire i famosi studi di settore che bene o male tutti quanti conosciamo. Sono gli indici sintetici di affidabilità. Indici sintetici di affidabilità. E di fatto che cos'è? Ci danno una pagella, praticamente ci danno una pagella in base a delle misurazioni. Noi otteniamo dei numeri che fanno la media, ci danno il voto e ci dicono questo voto ci esprime l'affidabilità. Ovviamente, come a scuola, più il voto è alto e più siamo affidabili. E questi indici di affidabilità abbiamo detto che vanno ad archiviare gli studi di settore. Per capire come sono stati concepiti e qual è la finalità di questi ISA, è interessante leggere l'articolo 9 bis del decreto legge 50, che proprio disegna la mission di questi strumenti, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'amministrazione finanziaria. Quindi questa dovrebbe essere la mission degli ISA, quindi stimolare. Dopodiché però bisogna leggere il comma 14 di questo articolo per capire l'altra finalità. L'altra finalità è che l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivanti dall'applicazione di questi indici. Detto questo, mi viene da fare una piccolissima osservazione, una piccola osservazione. La prima cosa è che questa norma, per come è stata definita, lascia ampissimi spazi di riempimento da parte di chi? Di chi questa norma la dovrà applicare, e quindi Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e magistrati. Perché altrimenti, detta così, dice tutto e dice poco. Capire come effettivamente verrà applicata lo dovremo vedere. E il fatto della sua capacità pervasiva, cioè di convincere i contribuenti a stimolare l'emersione spontanea della base imponibile, qualche perplessità alla destra. Perché? Perché andando a leggere, a studiare, ad applicare questi strumenti, ci si rende conto che non sono degli strumenti semplici e facilmente percepibili, cioè il contribuente non è facilmente persuaso dalla bontà dei risultati che emergono da queste pagelle. Primo perché sono complicati, secondo perché ci sono dei numeri che non si capiscono. Allora non c'è cosa peggiore di cercare di convincere a qualcuno a fare qualche cosa quando non si dà chiarezza degli strumenti attraverso i quali si deve convincere che l'obiettivo è quello giusto. Mi spiego meglio. Come tutti gli strumenti, di individuazione della base imponibile di natura statistica, la statistica bisogna vedere anzitutto qual è il campione che viene preso. Perché se per esempio prendiamo un campione fatto da due persone e vogliamo capire la popolazione quanto pollo mangia, allora se prendiamo questa popolazione di due soggetti in cui uno, io, mangio il pollo e il professor Cicala il pollo non lo mangia, per la statistica noi mangiamo mezzo pollo per uno, mentre lui dice ma io il pollo non lo mangio. Allora questo per intenderci che cosa? Capire la capacità di questi strumenti statistici di andare a individuare veramente la capacità contributiva di ciascuno di noi, bisogna vedere tanti elementi. Anzitutto come viene preso il campione di riferimento e poi capire quali sono proprio gli strumenti matematici. Che vuol dire indice sintetico di affidabilità? Si prendono tre valori che sono tre indici elementari di affidabilità. Per ciascun contribuente si deve misurare i compensi per addetto, il valore aggiunto per addetto e il reddito per addetto. Cioè che vuol dire? Di ciascuno di noi questi risultati, quindi i compensi dichiarati, il valore aggiunto dichiarato e il reddito dichiarato viene rapportato al numero degli addetti che sono stati utilizzati, tra virgolette, per fare l'attività produttiva. Allora,
Questi importi, quindi io prendo il mio volume, da, i miei compensi, lo divido per il numero degli addetti che ho utilizzato, che hanno contribuito a formare questi compensi, e lo devo però raffrontare con un dato teorico, e cioè un dato che prende come riferimento i compensi che in teoria dovrebbe mediamente dichiarare un contribuente che fa la mia stessa attività col mio stesso sistema organizzativo nella mia stessa zona di intervento. Dopodiché si fa il confronto tra il risultato mio, quello che viene in base alla mia contabilità, e quello che in teoria sarebbe il comportamento medio di un contribuente che mi assomiglia, perché fa lo stesso mestiere, perché ha la stessa organizzazione, perché svolge l'attività nella stessa zona geografica, e se il mio risultato è il rapporto tra questi due valori è pari a 1 più di 1, quindi se io dichiaro più di quello che viene emerge da questo dato teorico, il mio punteggio è 10. Se invece vado di meno, ci sta un limite minimo. E dopodiché, se vado al di sotto di questo limite minimo, rischio di prendere un punteggio che è pari ad 1. E dopodiché, se il mio punteggio si mette in questa fascia tra il minimo e il massimo, il mio punteggio può andare da 1 a 10. Bene. Prima considerazione. Perché si parla di numero di addetti? Cosa si intende? Prendiamo gli studi professionali, o avvocati o dottori commercialisti. In uno studio professionale chi ci sta? Ci stanno i dottori commercialisti, gli avvocati, ma ci stanno anche le segretarie, tutto ciò, tutte le persone che si occupano della parte amministrativa, che quindi non sono quelli che generano i compensi, però sono di importante supporto affinché questi compensi vengano prodotti. Ora mi viene da dire, ma è mai possibile che il numero degli addetti debba essere contato nella stessa identica maniera, senza dare un peso differenziato? Cioè la capacità dell'avvocato, titolare dello studio, di generare compensi rispetto alla segretaria piuttosto che alla ragioniere che si occupa della contabilità, la sua capacità di contribuire alla formazione di questi compensi, sarà uguale o sarà un po' diverso? Allora, se è un po' diverso, mi spiegate per quale motivo i miei compensi devono essere divisi proprio con una formula matematica per il numero degli addetti contati così a numero? Quindi il professionista uguale alla segretaria? Capite che c'è qualcosa che non va e non mi convince? Questa è la prima cosa. Il campione che è preso come riferimento? Il campione preso come riferimento è una platea sia per i dottori commercialisti che per gli avvocati, che rappresenta all'incirca il 50% degli iscritti. Se noi parliamo con uno studioso di statistica, un campione pari al 50% è un campione molto ampio, non è poco. Però bisogna vedere poi come è stato scelto questo campione. E anche su questo non c'è chiarezza. Andiamo oltre. Abbiamo detto che come si fanno a calcolare questi indici? Escono fuori da una serie di informazioni che noi diamo quando compiliamo la dichiarazione dei redditi, perché dobbiamo dare delle informazioni di tipo contabile ed extracontabile. Che facciamo noi, che inseriamo noi quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi dell'anno. Dopodiché l'Agenzia delle Entrate ci offre una serie di dati che va a pescare dove? Va a pescare nelle 8 annualità antecedenti, prendendo i dati dagli studi di settore che abbiamo compilato e che abbiamo messo in cantina in maniera quasi schifata perché non andavano bene, però ci si vanno a ripescare i dati, ok? Allora, l'Agenzia delle Entrate ci mette a disposizione questi dati, mette a disposizione altri dati che stanno presenti nell'anagrafe tributaria, questi dati vengono riversati all'interno della dichiarazione dei redditi con un sistema automatico. E dopodiché escono fuori dei risultati. Tra questi risultati ce n'è uno che mi ha veramente colpito, che è quello di un coefficiente personale. E cioè, abbiamo detto che per capire se i miei ricavi, il mio valore aggiunto, il mio reddito è in linea con quello del mercato relativo a soggetti che svolgono la mia stessa attività, si prendono da riferimento anche gli aspetti territoriali, gli aspetti dell'età, della professione e quant'altro. Però dopo c'è un coefficiente che si chiama coefficiente personale, che è un numero che ci dà l'Agenzia delle Entrate, che noi non possiamo modificare, che non si capisce come esce fuori questo numero, sicuramente con formule matematiche, per carità uno non vuol mettere in dubbio questo, ma in maniera diciamo molto difficile da capire. E questo coefficiente cosa ci esprime? La nostra capacità rispetto alla media di saper creare, di produrre compensi, valore aggiunto o reddito.
Questo coefficiente, quindi, se a me viene attribuito un numeretto tipo 0,0045, perché è così che è questo numero, un numero lunghissimo, vuol dire che la mia capacità di produrre il reddito o produrre compensi rispetto alla media dei contribuenti che fanno il mio stesso lavoro con la mia stessa organizzazione nella mia stessa città, la mia capacità, siccome io sono più brava, cioè ho uno skill in più, cioè una marcia in più, io faccio il 4,5% in più di quello che fa la media. Se io avessi avuto il numeretto negativo, vuol dire che la media, io sto un po' sotto. Allora capite che quando io vado a fare gli ISA, il mio ISA, e qualcuno mi cambia, diciamo, il mio risultato, me lo fa determinare in funzione di questo numero magico che non si capisce, capite che la forza persuasiva che leggo quando vado a leggere la norma e quando leggo anche le circolari dell'Agenzia delle Entrate, cioè di vedere questo come uno strumento di persuasione, cercare di stimolare l'emersione diciamo spontanea da parte dei contribuenti, qualche perplessità la lascia. Ma non è finita qui, facciamo qualche altro piccolo esempio. Per esempio, io sono una donna, io non amo le differenze di genere perché sono sempre dell'idea che nella vita quello che conta è il cervello, non conta il colore se è rosa o celeste. Però obiettivamente dobbiamo anche prendere atto che, specialmente che vi posso dire, nell'ambito, non so, dottori commercialisti piuttosto che gli avvocati, fino a poco tempo fa la presenza maschile era predominante e la differenza anche nei compensi non era una favola, è una realtà. Di tutto questo non se ne prende proprio assolutamente in considerazione, come non si prende in considerazione anche il periodo di non normale svolgimento dell'attività che può essere dato dalla maternità. Anche questi sono degli elementi che lasciano un po' perplesso. Ma andiamo oltre. Per stabilire i compensi medi, vi faccio qualche esempio. Si deve prendere come riferimento i compensi che vengono stimati per alcune attività tipiche del professionista preso in considerazione, non so, gli avvocati piuttosto che i dottori commercialisti. La cosa che mi ha colpito, io mi occupo di tributario, allora sono andata a vedere negli ISA dei dottori commercialisti chi fa il contenzioso tributario, il compenso minimo come viene stabilito. Beh, se voi andate a vedere, viene diviso questo compenso per provincia, perché ovviamente ci sono le province più ricche e le province meno ricche, ma il compenso per l'attività di contenzioso tributario viene stabilito un compenso minimo fisso senza tener conto dell'importanza della pratica, quindi del valore della pratica. Cioè, questo mi lascia un po' perplesso. Invece se vado a vedere la stessa cosa negli ISA degli avvocati, mi accorgo che per il contenzioso tributario cambia da città a città, però gli avvocati hanno fatto una distinzione per valori di pratica. Ora poi dovremmo andare a discutere anche il valore che viene attribuito ai compensi in funzione del peso della pratica, però almeno c'è quel criterio, di qua neanche quello. Allora, io adesso non so se sono andata... Allora, stringo. Detto questo, questi elementi che vi ho appena detto sono alcune chicche così, stanno proprio ad indicare che per capire davvero come questo strumento funzionerà dovremmo aspettare a come lo applicherà l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sul campo. B, non per ultimo, cosa diranno i giudici quando arriveranno, perché non ci dimentichiamo come sono nati gli studi di settore. Quando sono nati davano luogo a delle presunzioni che erano semplici ma muniti delle presunzioni di gravità, precisione e concordanza. Dopodiché, grazie alla Cassazione, è uscito fuori che queste presunzioni erano delle presunzioni semplici senza avere i requisiti che abbiamo detto. Grazie. Grazie, grazie. Allora, la professoressa Manuela Santamaria, evasione fiscale internazionale e web tax. Sì. 9 minuti, perché okay. Siamo... Allora, grazie per l'attenzione, cercherò di essere il più breve possibile, seguendo anche quanto è stato detto finora da Barbantini in merito all'OCSE, alla cooperazione internazionale. E quindi diciamo che posso anche stringere su alcune parti. E, per quanto riguarda l'elusione fiscale internazionale, diciamo che è un argomento di grandissima attualità che credo che tutti noi stiamo analizzando e valutando, e siamo sempre costretti a vedere i continui sviluppi. Il percorso che il fisco ha fatto per arrivare all'ormai confermata Digital Tax italiana, a partire dal 1 gennaio 2020,
È stato molto lungo, parliamo di due legislazioni addirittura, ma purtroppo non sembra essere ancora terminato, perché siamo ancora in attesa di un accordo, quindi una proposta a livello internazionale da parte dell'OCSE su una tassazione globale dell'economia digitale, anche in rispetto della gerarchia delle fonti comunitarie, che l'Italia, l'ordinamento italiano, assolutamente rispetta. Ricordiamo che il decreto fiscale collegato alla legge bilancio 2020 è diventata, come ho detto prima, operativa dal 1 gennaio 2020. Quindi la Digital Tax italiana, che noi tutti conosciamo come Web Tax, è un'imposta sui servizi digitali pari al 3%. Ricordiamo che inizialmente nel 2016 aveva avuto un'iniziale formulazione del 6% e successivamente c'è stato un abbassamento dell'aliquota del 3% nel 2017 nella sua provvisoria formulazione. Che cos'è questa Web Tax? Di che cosa stiamo parlando? È innanzitutto destinata a colpire le imprese di grandi dimensioni, quindi non piccoli contribuenti. Quindi è necessario dire che sono ricavi superiori a 750 milioni ovunque realizzati e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni erogati in Italia. Ovviamente va precisato che, salvo eventuale diversa disciplina approvata successivamente a livello europeo, e adesso andremo anche a vedere perché dico questo. Ricordiamo che questo modello era stato approvato quindi già nel 2018 e nel 2019 e adesso a partire dal 1 gennaio 2020 entrata in vigore assolutamente. Ma ricordiamo che la Web Tax italiana si aggancia a quello che è il modello francese, che era stato precedentemente approvato nel 2019. Quindi la Francia ci ha preceduto e non soltanto in questo caso. Ricordiamo che la Francia è il primo paese a livello europeo a sfidare i big tech sul tema delle tasse digitali e che appunto ancora in futuro sarà confrontato con un modello di tassa globale unificata appunto presentato dall'OCSE. L'OCSE è attualmente impegnata a proporre un'unica tassa digitale. Perché? Ricordiamo, questo è un argomento di attualità, ma anche di politica internazionale. A livello globale siamo in attesa di ulteriori sviluppi. Dopo il recente armistizio tra USA e Francia, non so se voi avete ultimamente seguito questo dibattito politico a livello internazionale, che purtroppo riguarda tutti, anche la comunità europea e quindi anche l'Italia. La Francia si è vista costretta a fare momentaneamente dietro front sulla Web Tax che aveva approvato nel 2019 e quindi l'Europa è stata, non è, lo dico io, ma su tutte le testate giornalistiche, espressamente minacciata da ritorsioni economiche da parte del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con l'introduzione di nuovi dazi all'esportazione francese di autovetture negli Stati Uniti e conseguentemente anche l'Italia ha dei timori al riguardo. Quindi questi mesi saranno decisivi per vedere delle risposte certe da parte dell'OCSE, soprattutto in rispetto della gerarchia delle fonti comunitarie. Supererò l'argomento OCSE come figura rilevante che voi tutti conoscete come l'Organizzazione Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di cui è stato anche parlato prima. Quindi andrò avanti. Ma l'OCSE è stata molto impegnata, si può dire, nella valutazione per impedire l'elusione fiscale a livello internazionale da parte delle grandi società del web. Secondo la fonte, come l'organizzazione britannica Fair Tax Mark, i big del web, chiamate anche ultimamente big tech, risultano aver eluso tasse per più di 100 miliardi di dollari dal 2010 al 2019. Quali sono queste web tax, queste big tech
che risultano essere nel mirino, quindi i Silicon Six, su tutte le testate giornalistiche. Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, queste sono le più rilevanti. Quindi queste big tech, big del web, hanno creato in pochi anni nuovi modelli di business nell'economia digitale e continuano ad essere in continua espansione e rappresentano settori della ricchezza che fino a qualche anno fa erano sconosciuti al fisco. Si sarebbe dovuto parallelamente un'evoluzione e innovazione dei sistemi fiscali di riferimento per tassare in maniera equa i ricavi derivanti da questa nuova economia digitale, contrastando con efficacia l'elusione e l'evasione fiscale internazionale. La tassazione in generale, quindi, dovrebbe stare al passo con i tempi e far fronte a queste nuove fonti di ricchezza derivanti da nuove tecnologie a livello globale. Passo avanti, ci sarebbe molto da discutere sulla concorrenza sleale di queste grandi big del web nei confronti di imprese analoghe del settore, però più piccole. Per andare avanti, e qual è stata l'evoluzione più importante a livello europeo e quindi di conseguenza a livello italiano? Dove si genera il profitto? Bisognerebbe generare il profitto a prescindere dalla residenza fiscale e rispettando la gerarchia delle fonti comunitarie, anche in Italia deve avvenire questo. In realtà, secondo la normativa comunitaria, in ogni caso, una società deve essere soggetta a tassazione nel luogo in cui opera o genera profitto tramite una stabile organizzazione. Ma qui nasceva appunto l'esigenza di apportare delle sostanziali modifiche al concetto di stabile organizzazione introdotto nell'ordinamento italiano addirittura nel 2003 e quindi bisognava superare la nozione di permanent establishment. Bisogna, credo che sia doveroso ricordare l'articolo 23 del TUIR che recita: ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi d'impresa derivati da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni e tali redditi sono imponibili in Italia solo in presenza di una stabile organizzazione ex articolo 162 TUIR. Quindi bisognava assolutamente superare il concetto di significativa e continuativa presenza economica. Quindi è stata introdotta la nuova lettera F bis del comma 2 articolo 162, quindi una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio e assolutamente abrogato il vecchio comma 5 dell'articolo 162 in base al quale veniva esclusa la configurabilità di una stabile organizzazione nell'ipotesi di disponibilità a qualsiasi titolo di elaborati elettronici e relativi impianti ausiliari che consentono la raccolta e la trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. È questo un momento importantissimo per l'Italia che recepisce nel proprio ordinamento la nuova versione dell'articolo 5 del modello OCSE in materia di stabile organizzazione, così modificato dall'Action 7 del BEPS del 2015, il progetto della convenzione BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Per BEPS si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile, base erosion, e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione di... Assolutamente ragione, e mi dispiace. Possiamo assolutamente dire che quindi i prossimi mesi saranno decisivi per capire questi sviluppi sulla web tax e concluderei dicendo che i diktat di Trump a Macron sono illuminanti. Prego l'avvocato Valerio Vallefuoco di fare il suo intervento su accertamenti fiscali e riciclaggio.
Sì. 10 minuti, 9 minuti. 9 minuti, scherzo. Allora, intanto ringrazio il professor Santamaria di avermi coinvolto, e questo è uno dei momenti di inclusione, tra l'altro, tra l'ordine dei commercialisti e l'ordine degli avvocati. Io sono un esempio lampante perché faccio parte della commissione antiriciclaggio degli avvocati e membro esterno di quella dei commercialisti di Roma, quindi di fatto è un ponte, no? Come un ponte un po' è l'antiriciclaggio, perché di fatto il tema che mi è stato dato e che, a cui poi rimando eventualmente la lettura al libro che abbiamo scritto anche con il generale Carbone sulle nuove regole antiriciclaggio, di fatto è un po' l'evoluzione degli ultimi anni, perché se, come diceva Carnelutti, il ponte tra l'economia e l'etica e il diritto, forse il ponte tra il diritto tributario e il diritto penale è proprio l'antiriciclaggio. Allora, e questo quanto mai si è manifestato sull'evoluzione del rapporto tra il reato di riciclaggio e oggi di autoriciclaggio e il diritto tributario. Qualche tempo fa era proprio impossibile pensare a un legame di questo tipo, anche perché la giurisprudenza di merito e anche la dottrina, e in questo senso ci fu la celebre sentenza del Tribunale di Milano, basandosi appunto sulla Convenzione alla lotta al riciclaggio del 90, in particolare quella conclusa a Strasburgo, aveva una visione, diciamo, limitata del concetto di beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, considerando il risparmio d'imposta diverso da un ricavo, e di conseguenza evitando che questo concetto della violazione tributaria potesse rientrare nel concetto di riciclaggio. Il tempo è passato, la giurisprudenza ha fatto il suo corso, ma soprattutto l'evoluzione internazionale ha fatto il suo corso, e in questo senso le raccomandazioni GAFI del 2012 sono state fondamentali, perché hanno cominciato in maniera significativa di finanziamento di lotta al finanziamento al terrorismo, c'è anche il delitto tributario. Questo orientamento poi nel tempo viene recepito dalla giurisprudenza di merito e della Cassazione del 2012 e Cassazione del 2014, che iniziano a fare una sorta di revermance su questo argomento, e quindi considerano il risparmio d'imposta. È vero che già subito bisogna fare una piccola differenza tra quello che è il reato dichiarativo e quello che è proprio la frode, perché per esempio l'emissione della fattura per prestazione inesistente già di per sé, con una retrocessione, di fatto era molto più vicino a un reato punibile prima. Invece col reato dichiarativo questa fattispecie era estremamente difficoltosa. E l'evoluzione giurisprudenziale ci porta anche a un'evoluzione normativa, che è quella che poi ha comportato il famoso autoriciclaggio, e quindi nel caso di specie, con la voluntary disclosure, si dice, si dà un colpo alla botte, uno al cerchio, si entra anche col 648-1-ter. 648-1-ter che prevede la punibilità anche per colui che non genera il reato. Di conseguenza anche in questo caso entra il diritto tributario, ma ancora l'antiriciclaggio, perché la quarta direttiva e quindi il decreto legislativo 90 fa rientrare in maniera chiarissima nelle norme previste per la segnalazione di operazioni sospette il delitto fiscale. Successivamente abbiamo anche il nuovo decreto fiscale, con la riforma dei reati tributari, anche un inserimento del delitto di riciclaggio fiscale anche all'interno dei reati punibili ai sensi del 231, con delle pene fino a 500 quote che a livello economico, facendo una media, a proposito di matematiche, parliamo di circa 774.000 euro di sanzione amministrativa, oltre le interdittive e tutto quello che ne deriva.
Altro elemento che diciamo, va inserito nell'evoluzione prossima è la cosiddetta, volgarmente detta, la sesta direttiva antiriciclaggio, che non è, diciamo, la sesta direttiva antiriciclaggio, ma è che è la direttiva che prevede appunto la lotta al riciclaggio nel diritto penale. Ecco, in questo senso, secondo me è fondamentale, ecco, la certezza del diritto che invocava il Presidente Prosperetti è sicuramente, a mio avviso, è da trovare all'interno della sesta direttiva, perché esattamente la definizione di riciclaggio è qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile conformemente al diritto nazionale, una pena ovvero per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede la soglia minima dei reati di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o misura privativa della libertà di durata superiore a 6 mesi. Poi viene stabilito un elenco tassativo dove tra le attività criminose viene proprio scritto i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette conformemente al diritto nazionale. Questo è un inciso fondamentale, perché è ovvio che ogni Stato rivendica una possibilità di imposizione e quindi per ogni Stato può essere diverso la politica criminale in ordine ai reati tributari. Ecco, con questa direttiva che entrerà, il cui, diciamo, recepimento è previsto il 2 dicembre di quest'anno, evidentemente il percorso si conclude. Si conclude, e allora io lascio una piccolissima riflessione, che è questa, cioè in considerazione dell'evoluzione dell'interpretazione, perché l'interpretazione del reato di riciclaggio fiscale diventa una realtà in questi ultimi anni. Ci sono sentenze recentissime che noi abbiamo commentato sul Sole 24 Ore, in cui addirittura giugno 2019 è riciclaggio utilizzare un contratto preliminare falso per ottenere dei soldi tramite riciclaggio fiscale, addirittura con commercialisti in concorso in riciclaggio perché consci delle frodi fiscali fatte dal proprio cliente. Quindi parlo di una sentenza del 27 giugno 2019. Però ecco, tutta questa consapevolezza e tutta questa evoluzione giurisprudenziale e normativa, a mio avviso, impone una riflessione. Evidentemente la consapevolezza del riciclaggio fiscale è attività nuova. E siccome è un'attività nuova, siccome vigono ancora i principi costituzionali, finché voi con i vostri controlimiti ci aiuterete a difenderli, evidentemente la consapevolezza, cioè l'elemento psicologico del soggetto che poi viene imputato di riciclaggio fiscale, a mio avviso deve essere attentamente vagliato. Spero di essere nei tempi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Avvocato anche per l'interessante disamina e anche per il rispetto dei tempi. Ha parlato dei controlimiti, la Corte in materia tributaria ha minacciato la Corte di Lussemburgo di applicare i controlimiti nella vicenda Taricco per le frodi dell'IVA Carosello, dove la Corte di Lussemburgo aveva detto che i giudici italiani non avrebbero dovuto applicare la prescrizione ai reati IVA perché praticamente andavano per la maggior parte impuniti. E una seconda remissione fatta dalla Corte Costituzionale a Lussemburgo ha chiarito che la prescrizione nel nostro ordinamento non è un istituto processuale ma un istituto di diritto sostanziale, e devo dire che abbiamo molto apprezzato che la Corte di Lussemburgo ha detto vabbè, se è così ci avete ragione voi, praticamente si è rimangiata la prima sentenza. Ma controlimiti finora sono stati minacciati, ma mai applicati. Prego adesso il professor Zavaglia di fare il suo intervento su atti impositivi e tutela del contribuente. Prego.
La ringrazio, ringrazio tutti gli intervenuti presenti, i colleghi relatori, l'Ordine dei Dottori Commercialisti, l'Ordine degli Avvocati. E un ringraziamento sentito al Professor Santa Maria per avermi coinvolto, invitato a questo convegno. Assicuro subito che non sarà per me complicatissimo essere sintetico, perché in materia di atti impositivi troveremo una elegantissima trattazione all'interno del nuovo volume del professor Santa Maria, intitolato appunto Accertamenti fiscali e sistema sanzionatorio. Ora, il tema degli atti impositivi e tutela del contribuente va da sé che è un tema alquanto ricorrente, direi anche di una ricorrenza pressoché quotidiana. La cosa più complessa evidentemente è quella di stabilire e definire un concetto di atto impositivo. Vi posso assicurare che, al di là che sembra un concetto racchiuso in due semplici parole, non è un esercizio così facile, cioè stabilire a priori quando un atto è impositivo o quando non lo sia. E questo necessariamente comporta anche poi stabilire se questo atto è impugnabile o meno, e quindi ci ricolleghiamo al concetto di tutela del contribuente. È pacifico ed è alquanto anche semplice ritenere come atti impositivi tutti quegli atti che possiamo definire tipici. Ne conosciamo svariati per chi è addetto ai lavori. Partiamo da tutta la svariata serie di avvisi di accertamento che possono essere notificati, trattati dal DPR 600 del 73, dall'articolo 31 all'articolo 45, per poi arrivare anche ad atti che non sono atti seguenti ad un'attività dell'Agenzia delle Entrate e dell'amministrazione finanziaria, attesa eventualmente a mettere in evidenza una differenza tra quanto dichiarato e quello invece che è la vera, reale capacità contributiva del contribuente. E qui possiamo annoverare tutta una serie di atti, ad esempio molto, molto facilmente capita di ricevere a casa la notifica di un atto di riclassificazione della rendita catastale di un proprio immobile, ad esempio, oppure gli atti di diniego oppure di revoca di eventuali agevolazioni che un contribuente aveva goduto fino a poc'anzi. Poi abbiamo anche degli atti che sono atti con i quali vengono irrogate delle sanzioni amministrative. Il problema si pone di fronte a tutta una serie di atti invece che in dottrina, ma soprattutto devo dire in giurisprudenza, e qui concordo col professor Prosperetti nel momento in cui sottolinea lo sforzo quotidiano dei giudici nel cercare di interpretare le norme, ovvero quindi lo sforzo va fatto per individuare quelli che sono i cosiddetti atti atipici. E qui si apre un mondo, perché nel mondo, appunto, tra gli atti atipici possiamo annoverare e quindi poi di conseguenza stabilire il processo di tutela del contribuente, possiamo annoverare una serie numerosa di atti. In questo ambito io ritengo che anche qui la Corte di Cassazione è intervenuta in maniera alquanto appropriata, e con una sentenza che richiamo spesso del 2013, la 24916 del 2013, ha stabilito un principio che secondo me può essere da guida per l'individuazione di quelli che sono gli atti impositivi nel loro complesso. Ovvero la Cassazione ha semplicemente stabilito che va inteso come atto impositivo un qualsiasi atto in cui l'amministrazione finanziaria esplicita quello che è la volontà pretensiva del maggior tributo o, al contrario, esplicita l'opposizione alla restituzione, ad esempio, di un tributo riscosso, oppure al riconoscimento del diritto ad un'esenzione, oppure all'applicazione di un minor tributo. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che, rientrando quindi nell'ambito della tutela del contribuente e rientrando quindi necessariamente, ad esempio, nell'articolo
19 del decreto legislativo 546 del 92, dove il legislatore all'epoca tentò di andare a tipizzare quelli che sono gli atti che possono essere appunto impugnati, ebbene la Corte di Cassazione, e poi vedremo anche successivamente gli ulteriori pronunziamenti, ha sempre di più allungato questo elenco, tanto è vero che mentre l'articolo stesso 19 del 546 del 92 è stato definito a priori come un articolo tassativo, ovvero contenente un elenco tassativo di atti impugnabili, ebbene non possiamo più assolutamente parlare di tassatività di questo elenco. Questo è stato addirittura e lo dico anche qui in omaggio all'impegno della Corte Costituzionale, togliere l'elenco contenuto nell'articolo 19 degli atti impugnabili e quindi rendere gli atti atipici inclusi di diritto in questo elenco è stato fatto proprio dalla Corte Costituzionale con una sentenza del lontano 1985 dove nella sostanza la Corte che cosa disse? Lì si entrava nel merito della impugnabilità dell'atto di diniego a un condono. Ebbene, la Corte Costituzionale disse che deve ammettersi necessariamente l'impugnabilità di ogni atto che, pur non essendo contemplato dalla disposizione appunto dell'articolo 19, può essere assimilato ad uno degli atti tipici in virtù di cosa? In virtù proprio dello scopo che persegue e degli effetti che produce. Ora, voi capite bene che così si è aperto veramente un portone alla impugnabilità e quindi alla inclusione di qualsiasi tipo di atto nell'ambito degli atti impositivi, perché successivamente, quindi la giurisprudenza ha poi ulteriormente ampliato questa casistica, arrivando a dire che non è soltanto l'atto che esplicita la pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria a poter essere considerato un atto impositivo, ma addirittura deve essere considerato impositivo anche quell'atto che non lo sarebbe, ma è successivo ad un atto impositivo che non è stato portato a conoscenza del contribuente. E voi capite bene che se per qualsiasi motivo, per qualsiasi deficienza degli uffici postali, dei soggetti notificatori o piuttosto del funzionamento dell'informatica con i nuovi meccanismi di notifica legati alla posta elettronica certificata, voi capite bene che se viene omessa la notifica di un atto tipico o atipico impositivo, automaticamente il seguente atto, ancorché non avente le caratteristiche di atto impositivo, automaticamente lo diviene. Il caso più classico è il cosiddetto avviso bonario. Sull'avviso bonario si sono scontrati professionisti che si sono cimentati nel descrivere appunto il contenuto e la natura dell'avviso bonario, ma con la definizione appunto data degli atti atipici impositivi recentemente dalla Corte di Cassazione, definitivamente il problema è stato sdoganato. Difatti ormai anche le sentenze della Corte di Cassazione in materia di avviso bonario si succedono da un decennio circa, l'ultima anche che ho rintracciato di poche settimane fa pubblicata, depositata, ma relativa ad un'udienza del tardo 2019, definitivamente hanno accreditato la possibilità della impugnazione di un avviso bonario, proprio perché da intendersi quale primo atto, seppur non avente una natura strettamente tipicizzata di atto impositivo, ma è il primo atto notificato ad un contribuente al quale è stata riliquidata la dichiarazione presentata. Quindi ecco che la giurisprudenza in questo senso è evoluta così tanto
svalutando enormemente il contenuto dell'articolo 19 sugli atti impugnabili. Ormai l'articolo 19 è forse uno degli articoli del diritto tributario più sfilacciati che esiste, soprattutto del comma secondo e terzo, proprio perché questa serie di atti atipici potenzialmente impugnabili potenzialmente non ha confini. Possiamo allungare la lista con altri atti, gli ultimi che abbiamo rintracciato ad esempio, ma qui siamo ancora a livello soltanto di commissioni tributarie provinciali, sono gli atti relativi un'altra tipologia di atti che si stanno presentando sempre di più quotidianamente sono le comunicazioni col quale l'agente della riscossione comunica semplicemente al contribuente la presa in carico del ruolo. Ecco, anche l'avviso di presa in carico del ruolo, le commissioni tributarie provinciali, ho rintracciato qui i recenti del 2018 sia a Roma che a Milano, anche questi atti, che non avrebbero di per sé una natura impositiva, sono stati considerati atipicamente impositivi e pertanto vengono ritenuti impugnabili. Concludo dicendo che quindi la materia degli atti impositivi, e quindi qui mi rivolgo ai colleghi commercialisti e agli avvocati, è una materia magmatica, è in continua evoluzione e bisogna prestare una continua attenzione al contenuto di questi atti che apparentemente, al di là della loro intitolazione, possono contenere, secondo quello che è un criterio funzionale chiarito dalla Corte di Cassazione nel 2013, ma ancor di più secondo il criterio della sequenza temporale della notifica degli atti, possono contenere una natura impositiva e pertanto consentire quella che è una efficace e legittima tutela del contribuente. Vi ringrazio. Lei, professore. Allora, può prendere la parola il professor Ferranti sul contraddittorio endoprocedimentale e purtroppo devo ricordarle. Sì, sì, tranquillo. La sintesi. Mi potrei anche limitare solo a dire che tutti auspicano l'esistenza di un obbligo di contraddittorio procedimentale, anche che già c'è, come dire, nel diritto amministrativo, ma anche in campo tributario, ma pare impossibile, no? Non c'è riuscita prima le sezioni unite della Cassazione, poi la Corte Costituzionale, no? Che ne accenneremo, poi il legislatore con una norma che non solo qualcuno ha detto è una montagna che ha partorito un topolino, io direi il topolino sarebbe già qualcosa, in realtà è stato un passo indietro rispetto alle sezioni unite della Cassazione e ovviamente non può riuscirci l'amministrazione finanziaria da sola, che pur raccomandando sempre di instaurare il contraddittorio, poi ricorda ai propri uffici che comunque se non lo instaurano, no, salvo casi particolari, non c'è l'invalidità dell'accertamento. Allora, vediamo in sintesi. Di recente, come il nostro Presidente sa bene, è reintervenuta, no? Ci sono state due ordinanze, una di recente, quella del 31 gennaio 2020, la numero 8, nel 2017 3, la 187, 188, 189 della Corte Costituzionale, alla quale, no, anche una del Presidente della Commissione Tributaria Regionale a Toscana, Campania, Provinciale di Siracusa, due volte Siracusa, hanno posto il problema di legittimità costituzionale, ma evidentemente è un tema sfortunato, no? Vengono sempre rigettate, ma senza entrare nel merito, ma per questioni procedurali che ora, visto il tempo, non, ovviamente non ci possiamo addentrare. Ricordo che le sezioni unite della Cassazione, dopo una prima sezione unite sulle iscrizioni ipotecarie, poi la sentenza del 2015, la 24.823, oggi era prima dell'entrata in vigore, prima dell'adozione di un provvedimento normativo, aveva fatto
il punto della situazione, aveva detto è obbligatorio solo quando è previsto dalla legge, salvo poi menzionare anche gli accertamenti a studi di settore dove l'aveva prevista la stessa Cassazione pur non essendo esplicitato nella legge. E poi aveva detto proprio il fatto che ogni tanto il legislatore c'è, cioè quando lo prevede come obbligatorio, quando no, che nella legge delega per la riforma tributaria si prevedeva un intervento normativo per generalizzarlo, che non c'era stato, e ci vuol dire che non esiste, non c'è questo obbligo generalizzato, no? C'è solamente un ai fini IVA, perché c'è la Corte di Giustizia Europea che ha detto che c'è più volte che c'è questo obbligo, allora riguarda l'IVA ma non riguarda gli altri tributi. Ovviamente nella prassi, se arriva un accertamento 9 volte su 10, se non di più, si contesta sia l'IVA sia i redditi, quindi la violazione rileverebbe per un tributo e non rileverebbe per l'altro. E poi per l'IVA però si è ricordato, dice guarda che anche la Corte di Giustizia non ha detto che ci deve essere obbligatoriamente sempre, ma deve essere fornita al contribuente la cosiddetta prova di resistenza, cioè deve dimostrare che se gli fosse stato consentito l'accesso al contraddittorio endoprocedimentale avrebbe addotto delle motivazioni non irrilevanti, non pretestuose, diciamo, no? Poi va visto in positivo in che cosa devono consistere. Infine sembrava doversi risolvere, c'è stato l'intervento normativo del decreto legge 34 del 2019, l'articolo 4 octies, che ha modificato l'articolo 5 ter del decreto legislativo 218 del 1997 sull'accertamento con adesione, quindi riguarda le stesse tributi ai quali si applica il decreto legislativo 218, imposte sui redditi, IVA, successione e donazione e registro. E che cosa ha detto? Ha detto guarda, apparentemente no, afferma che esiste l'obbligo del, no, finalmente del contraddittorio endoprocedimentale, è stato presentato come, no, un avanzamento, un provvedimento normativo finalmente a tutela degli interessi di tutti e in particolare dei contribuenti, poi però contiene una serie di deroghe che, come ora brevemente vedremo, porta a una tutela ancora inferiore a quella riconosciuta dalle sezioni. Innanzitutto dice non si applica quando è rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, evidentemente il riferimento è all'articolo 12,7 della legge 212 del 2000 dello Statuto del Contribuente, che fa divieto di emanare l'avviso d'accertamento prima dei 60 giorni, no? Come se in questo caso fosse già instaurato il contraddittorio, ma come ha detto la Cassazione stessa, l'Agenzia non ha l'obbligo di replicare alle eventuali osservazioni del contribuente, quindi già questo è un primo. Basti pensare poi che se il contribuente fa le osservazioni al 30 dicembre, sia pure nel rispetto del limite, poi no, non c'è, ci potrebbe anche in concreto non essere ovviamente modo di sviluppare il contraddittorio. Sarebbe niente. Poi un altro deroga in tutti i casi di particolare urgenza, quindi sembra richiamare anche qui, no, le eccezioni pure previste dallo Statuto del Contribuente. Dice in ogni caso se ci sono situazioni di particolare urgenza si possono non rispettare i 60 giorni e qui vengono generalizzate, non c'è mai il contraddittorio, si può bypassare se ci sono queste ragioni di urgenza. Ora io ho visto proprio in relazione alla giurisprudenza della Cassazione d'articolo 12,7 i casi riconosciuti da alcune sentenze sono l'irreperibilità temuto o presunta del contribuente, l'esistenza di una procedura concorsuale, un fallimento, no? O anche la semplice insolvenza del contribuente, la condotta fraudolenta del contribuente, l'opera che però in un caso, una sentenza ho trovato pure che ha detto che non è una che lo giustifica, una lo giustifica, e la presenza di operazioni inesistenti posti in essere ai fini IVA. È stato detto non vale per l'articolo 12,7
in caso solo di imminente scadenza del termine, non può essere un motivo di urgenza, lì dice la Cassazione, l'incuria, la negligenza, l'inefficienza dell'ufficio, no? Quindi diciamo, fin qui però esisteva, però è stato generalizzato, ma può avere un senso, no? Una deroga di questo tipo. Poi dice, restano ferme le norme che prevedono l'obbligo, e fin qui è come le sezioni unite. Poi ci sono due eccezioni, due ultime eccezioni. Quella più che veramente sterilizza quasi completamente la norma, e quella dice non devi rispettare l'obbligo di contraddittorio in presenza di un avviso di accertamento parziale. Quando io ero giovane funzionario del Ministero delle Finanze, noi assistetti alla nascita di questa norma, facemmo le istruzioni, nacque come una norma, dice ma guarda, quando l'anagrafe tributaria aveva cominciato a funzionare, se risulta dalla dichiarazione della società di persone che ha dato un reddito al socio e lui non l'ha dichiarato, se la società di capitali ti fa sapere, che comunica che ha dato, erogato un dividendo e lui non l'ha dichiarato, se dal catasto risulta proprietario di un immobile e non l'ha dichiarato, è inutile, no, rispettare, dice si può partire subito anche se la norma, no, sull'accertamento prevede che nel momento in cui io notifico un avviso di accertamento devo tenere conto di tutti gli elementi a conoscenza dell'ufficio o conoscibili dall'ufficio nel momento in cui notifico l'avviso di accertamento, perché altrimenti un successivo accertamento è legittimo soltanto se basato su elementi appunto non conosciuti e non conoscibili nel momento del primo. Qui invece dice ma intanto parti contestando queste infrazioni, no, sicure al 99% senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice. Nel corso del tempo, prima la prassi amministrativa, poi la norma, hanno inserito proprio normativamente nell'articolo 41 bis del DPR 600, nell'analoga norma dell'IVA, praticamente che qualunque elemento risultante dall'anagrafe tributaria, qualunque elemento risultante da una verifica, da comunicazione di altri uffici, cioè una serie di ipotesi per cui qualunque operatore del campo tributario sa che adesso è la regola, non più l'eccezione, l'emanazione di un avviso di accertamento parziale, può avere praticamente contenuto pressoché illimitato. Allora dire che non c'è l'obbligo di contraddittorio quando si notifica un avviso di accertamento parziale vuol dire, no, che nel 90% non c'è l'obbligo di contraddittorio. Ma c'è di peggio. L'ultima deroga al principio contenuta nella norma è quella secondo la quale l'avviso, dice, si prescrive finalmente l'invalidità dell'avviso di accertamento se non è rispettato l'obbligo del contraddittorio, ma a condizione che a seguito in sede di impugnazione il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora fosse stato correttamente invitato al contraddittorio. Quindi è stata reintrodotta in norma la famosa prova di resistenza prescritta dalla Corte di Giustizia Europea, ma non limitatamente all'IVA, ma per tutti i tributi di cui stiamo parlando. E vi faccio presente che proprio la recente giurisprudenza della Cassazione sta affermando giustamente che la prova di resistenza anche in materia IVA non è necessaria laddove c'è nella normativa interna già un obbligo di contraddittorio. Cioè se è previsto l'obbligo del contraddittorio alla norma interna, non è che quando il contribuente, come dire, l'accertamento è nullo, è invalido, anche se il contribuente non ha dato la prova di resistenza, non ha provato che avrebbe potuto far valere delle argomentazioni non meramente pretestuose. Adesso non è chiarissima la norma, però se nel passaggio base di questo articolo si dice l'avviso è certamente invalido se il contribuente dimostra, no, fornisce la prova di resistenza, sembrerebbe che lo debba fare addirittura pure quando norme specifiche, che pure sono fatte salve da questo intervento normativo,
prevedono no, l'obbligo di contraddittorio. Insomma, ripeto, sicuramente se già la sentenza del 2015 le Sezioni Unite aveva provocato no, in dottrina tutta una serie di obiezioni e critiche no, pressoché unanimi, questa norma no, voglio dire, proprio sembra dire non esiste, è come se il principio vero fosse che non esiste l'obbligo contraddittorio. Dell'Agenzia delle Entrate, amministrazione finanziaria, l'obbligo e il contratto, che alla base ci sia la difficoltà di imporlo, ci sia, e lo posso capire, no? Quasi come una sensazione che se lo si introduce si rischia che pure se si scopre un evasore, no? Il gas, si fa la foto al gatto, come suol dirsi a Roma, col socio in bocca, no? Si scopre un'evasione conclamata, si debba poi rinunciare a perseguirlo solo perché l'ufficio è stato distratto e non ha invitato al contraddittorio. No? Quindi questo è il timore che spinge a dire, no? Quasi dire non facciamo cadere gli accertamenti per violazioni, quasi fossero violazioni di carattere formale. Io dico però che invece a fronte di questi pochi casi che se poi andasse no, non solo a raccomandare ma a obbligare gli uffici di amministrazione finanziaria a fare il contraddittorio si potrebbe eliminare, ha una grave perdita l'amministrazione finanziaria perché in qualche modo far sì che chi si difende prima dell'accertamento comunichi le proprie obiezioni non solo serve a migliorare ma anche a mirare meglio, a tirare fuori un accertamento che poi resista in modo molto più efficace alla fase contenziosa, tant'è che legittimamente molti difensori dicono no, dicono non diciamo niente, riserviamoci perché poi più dici e più no, l'altra parte e allora aggiusta il tiro, elimina. Questo per far capire che alla fine, secondo me, è una falsa preoccupazione quella che possa nuocere l'obbligo, l'introduzione di un obbligo vero al contraddittorio endoprocedimentale, tranne casi eccezionali. Io per quel poco che capisco ritengo che darebbe più vantaggi che svantaggi anche non solo alla civiltà giuridica e ai contribuenti, ma anche alla stessa amministrazione finanziaria. Grazie. Grazie professore. Allora la Corte Costituzionale si aspetterà altre remissioni. Speriamo in merito. Siamo bravi la prossima sì. volta. Beh, noi abbiamo questa griglia di inammissibilità che stiamo però cercando di superare perché c'è tutta una vecchia, c'è una giurisprudenza. C'è una giurisprudenza che un po' ci lega le mani, ma che stiamo cercando di superare. Allora, per l'ultimo intervento, prima delle conclusioni del Presidente Cicala, il dottor Giovanni Spalletta sulla procedura di accesso all'adempimento collaborativo. Prego. Grazie, cercherò di essere sinteticissimo. Parliamo di adempimento collaborativo. Ricordo che l'Istituto trova radice in alcuni lavori dell'OCSE databili nella seconda metà degli anni 2000. L'OCSE auspicava un aumento della certezza in materia fiscale attraverso il superamento del tradizionale modello di controllo ex post utilizzato in materia fiscale. Questo modello ovviamente si fonda sull'autovalutazione del contribuente che giudica i fatti e le situazioni aziendali, decide come comportarsi, realizza gli adempimenti e poi resta in attesa dell'eventuale controllo, accertamento dell'autorità fiscale. È un modello che veniva sottoposto a revisione critica perché dalla parte del contribuente creava incertezza, pericoli dal punto di vista reputazionale, pericoli dal punto di vista patrimoniale, ma in qualche modo non risultava soddisfacente e non risulta soddisfacente ovviamente nella misura in cui è quello più utilizzato, nemmeno per le amministrazioni, perché non era il mezzo più efficiente per tutelare le ragioni dell'erario. Non fosse altro perché appunto, essendo il controllo e l'accertamento eventuale, in tutti i casi in cui non è effettuato, ci si può aspettare che c'è il rischio di non incassare il gettito dovuto all'erario.
Allora cosa proponeva l'OCS? L'OCS proponeva di passare a un sistema diverso, un sistema di controllo ex ante fondato su una cooperazione rafforzata, quindi in sostanza su una comunicazione trasparente e tendenzialmente continua tra il contribuente, l'impresa e l'amministrazione, che poteva portare a soluzioni condivise che evidentemente si ponevano in un momento anteriore a quello della dichiarazione, ecco perché controllo ex ante, e quindi anche rispetto all'atto impositivo che a quel punto diventava sostanzialmente inutile, veniva evitato. E sulla base di queste suggestioni l'Agenzia delle Entrate volontariamente nel 2013 ha lanciato un progetto pilota al quale sono state ammesse 14 imprese su 84 che avevano fatto domanda. Successivamente l'istituto è stato introdotto nel nostro sistema dal decreto legislativo 128 del 2015, attuativo della delega fiscale recata dalla legge 23 del 2014. L'istituto è stato introdotto su base opzionale, ma possono optare per questo istituto soltanto le imprese che fondamentalmente sono dotate di un efficiente sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Un sistema che sostanzialmente deve inserirsi nel quadro dei contorni interni e deve permeare la governance delle imprese, delle società, con una netta, precisa individuazione dei profili di responsabilità connesse appunto alla fiscalità e al rischio fiscale. Questa caratteristica che permea l'istituto implica naturalmente che lo stesso debba essere riferito a soggetti strutturati, quindi logicamente a grosse imprese. Tendenzialmente potrebbe essere un istituto applicabile a tutti i contribuenti di grandi dimensioni che in base alla normativa vigente sostanzialmente sono quelli che hanno un volume d'affari superiore ai 100 milioni. E in una prima fase, per tutta una serie di ragioni, e quindi fondamentalmente per la necessità di sperimentare il modello, la normativa ha previsto dei limiti di accesso piuttosto restrittivi. Il primo periodo, però per espressa indicazione normativa, terminava il 31 dicembre 2019, ecco perché oggi è interessante parlare di questo argomento. Chi poteva accedere al regime, chi poteva optare? Tendenzialmente le imprese con volume di ricavi superiore ai 10 miliardi, quindi parliamo di imprese molto strutturate, oppure le imprese con volume d'affari superiore a 1 miliardo, qualora avessero prodotto l'istanza per aderire al progetto pilota dell'Agenzia delle Entrate, anche se non ammessi, bastava aver presentato l'istanza. Dopodiché c'è un ulteriore mezzo di accesso che prescinde dal volume di ricavi dell'impresa, ma che si collega al fatto che l'impresa abbia presentato un'istanza di interpello nuovi investimenti e che poi si sia adeguata, si sia conformata alle risposte ottenute dall'amministrazione finanziaria. Ora è scaduto il periodo transitorio, l'istituto ha dato ottima prova, quindi ci si sta interrogando sulla possibilità di consentire l'accesso a soggetti di meno grande dimensione, di meno rilevante dimensione. La legge prevedeva la possibilità che con decreto ministeriale fossero previste delle soglie che consentissero un più ampio accesso. Stiamo lavorando come Ministero Economia e Finanze, in sinergia ovviamente con l'Agenzia delle Entrate, a questo decreto ministeriale che è pronto in bozza, lo stiamo condividendo con i colleghi dell'Agenzia. L'idea sarebbe quella di ridurre la soglia d'ingresso a 5 miliardi da 10 miliardi. Per la verità l'idea iniziale era quella di graduare immediatamente una scaletta e quindi prevedere 5 miliardi quest'anno, nel 20, 2 miliardi nel 21, 1 miliardo nel 22, però ci sono problemi collegati alla necessità di testare le capacità operative dell'Agenzia delle Entrate, perché è evidente che adesso l'Agenzia delle Entrate ha la necessità di gestire poche decine di contribuenti ammessi al regime di cooperative compliance, adempimento collaborativo, che è lo stesso. Se si abbassa la soglia, presumibilmente, dato che questo strumento dà grandissimi vantaggi, soprattutto dal punto di vista dell'immagine, dico rapidissimamente che tutte le volte che un soggetto quotato è entrato nel regime di adempimento collaborativo e se ne è avuta notizia, le quotazioni in borsa ne hanno sempre avuto effetti benefici. Questo per
sottolineare la rilevanza di questo strumento. Ecco, quindi la necessità di questo test di per uno o due anni la soglia di accesso di 5 miliardi che comunque consentirà un significativo ampliamento. Ci avrei tantissime cose da dire, ma mi fermo qui perché il tempo mi pare sia scaduto. Beh, lei è riuscita a dire in 5 minuti cose interessantissime, quindi grazie. E allora prego il Presidente Cicala di fare le sue conclusioni. Anch'io devo ringraziare e per prima cosa ringrazio la buona sorte che ha creato un piccolo impedimento al mio amico Sergio Santoro e quindi mi ha permesso di venire qui e di ascoltare, ero permesso lo stesso, ma insomma ad ascoltare tutto questo insieme di relazioni così interessanti e che sarebbe certamente presunzione da parte mia voler fare delle conclusioni. Mi limito a un ringraziamento al professor Santamaria per averci offerto uno strumento, un prezioso strumento per cercare di cogliere se in questo brulicare di norme, di sentenze, c'è un qualche possibile filone comune, qualche possibile punto di riferimento comune, o se c'è solo l'irrompere di una serie di esigenze pratiche, di bellissimi principi teorici che macinano il diritto tributario e ne fanno tanti pezzettini. A me è piaciuto parlare una volta di leggi sentenze. Piovono leggine che sembrano avere il compito neanche di una massima, vecchia massima, o magari rimuovere una massima, niente di male in questo, sia ben chiaro. Ormai viviamo in una situazione liquida in cui la separazione dei poteri mi sembra totalmente sfumata. Del resto poi ci sono le sentenze leggi, le sentenze che innovative, ormai l'innovatività viene invocata, comunque valgono di principi, affermano una serie di principi, quella sul litisconsorzio necessario. La sentenza sul consorzio necessario ha sconvolto il processo tributario, giustamente sconvolto, ma ha sconvolto il processo tributario. E poi assistiamo anche al passaggio dall'una all'altra, l'alleggiatore fa una legge, la Cassazione dice tu volevi questo, ma sei un somaro, l'hai detto male. Io dico che la legge è la voluntas legis, che è diversa dall'intentio legislatoris, dice l'opposto. E poi il legislatore fa la norma per dire no, volevo proprio dire, e si va alla Corte Costituzionale. E quindi in questa situazione vediamo sorgere delle incertezze, il professor Prosperetti ce le ha indicate alcune delle fonti. Arriva in principio sostanzialistici di carattere dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il ne bis in idem, no? Il criterio secondo cui si deve guardare alla sostanza e non alla forma nelle sanzioni e quindi caso contrada non ci può essere interpretazione punitiva retroattiva, ce l'ha ricordato l'avvocato Vallefuoco, no? E se l'autoriciclaggio diventa, si dilata e diventa, non c'è rispetto al passato un sostanziale ingresso di sanzioni nuove? E poi vediamo, lo stesso problema si è posto per il ne bis in idem, prima inteso come un divieto di doppio processo, e poi diventato come di cumulo di sanzioni basate sulla concezione sostanzialistica, in cui la sanzione amministrativa va sommata alla penale per vedere il giudice dire ma alla fine adeguata o non adeguata. La Cassazione, sentenza Chindemi, ha cassato con rinvio e mandato alla Corte d'Appello di Roma il non lieve compito di dipanare queste situazioni. E vediamo dirci che bella cosa che è contraddittorio, che bella cosa è quello sviluppo collaborativo, l'amico fisco, no? Beh, insomma, diciamo il buon fisco, e sì,
Però, quando si parla di contraddittorio, viene fuori il problema, ce l'ha ricordati, ci è stato ricordato dal professor Ferranti tutte le questioni, no, che sono sorte. Prima una bella sentenza delle Nazioni Unite del 2014, posso dire senza temere segreti che scoppia un pandemonio nell'ambito giurisprudenziale, con queste. Poi il 2015 un po' di marcia indietro, perché accanto alla bella cosa del contraddittorio c'è una questione, interest rei pubblici, se non esigenze fiscali. Tante altre esigenze pubbliche sono state abbandonate, ma le esigenze fiscali no. E quelle non si può uscire facendo cadere una massa enorme di accertamenti. Il legislatore stesso introduce e poi quasi si pente. Di fronte alla giurisprudenza, che può utilizzare qualunque strumento, c'è stato parlato dalla dottoressa Casadei dell'ISA. L'ISA in teoria non dovrebbe costituire una prova, ma in realtà nel libero convincimento del giudice, se io ho avuto un voto molto basso, intanto c'è il procedimento che già è una pena. Cosa mi si minaccia? Vai nell'accertamento, e siccome la regola chiamata di re buona non è, dicevano i vecchi saggi, se mi chiama l'autorità per dare delle... è sempre una chiamata cattiva. Non è mai per darmi una buona notizia, è per dirmi: guarda che tu non sei in regola. E allora ecco che vediamo. Del resto il processo come pena è presente in quella svolta terribile, l'hai definito il professor Prosperetti, che c'è stata col passaggio dal governo Conte 1 al Conte 2, no? Il rompere del penale non solo con le sanzioni detentive, che pure sono pesanti, ma con la confisca per equivalente, con la confisca di tutto ciò, si fa l'equiparazione, per carità, fra mafioso e evasore. E tu mi devi dimostrare che quello che possiedi, siccome hai evaso alcune volte il fisco, ti viene da una fonte, come deve dimostrare giustamente un mafioso. Quindi è chiaro che quindi c'è, e il processo diventa una fonte terribile, perché intanto se c'è la confisca c'è il sequestro, se c'è la custodia a tempi alti c'è la possibilità della custodia in carcere, e tintinnar di manette è un strumento anche istruttorio, si dica o non si dica. E quindi c'è tutta una serie, e poi le intercettazioni trasmigrano, e la giurisprudenza sotto spinte sostanzialistiche ci dice: beh, se non è utilizzabile in sede penale perché è stata mal fatta l'intercettazione, però i dati acquisiti, male captus et bene retentus, no? Tu hai... e quindi può trasmigrare dal penale all'amministrativo e costituire elemento di prova processuale. E quindi abbiamo un ultimo cenno. Ci sono le istanze sostanzialistiche anche sulle norme tributarie. Non viviamo isolati, non siamo autarchici. E allora c'è la concorrenza. Il generale Carbone ce l'ha detto chiarissimo, no? C'è la concorrenza fra ordinamenti. Tant'è vero che alcuni ordinamenti, e non sono di paesucoli, isolette isolate nell'oceano
dove un capo tribù si è inventato il paradiso fiscale. Paradisi fiscali sono gli Stati Uniti d'America, paradiso fiscale è la Germania, perché si sieda. Quindi sono. Ecco che anche l'Italia si trova di fronte a problematiche, c'era ricordate anche la dottoressa Santa Maria, no? Si trova di fronte a, addirittura non solo a concorrenti che concorrono offrendo condizioni più favorevoli, ma a concorrenti che minacciano, come nel caso degli Stati Uniti, Trump che usa dire francamente quel che hanno sempre fatto giustamente gli Stati Uniti, e dice: ma un momento signori, e qui un momento, ci sono interessi della prima potenza mondiale che vuole restarlo, e quindi regolatevi, sappiatevi regolare. E anche noi siamo entrati poi in questo gioco, perché è vero che abbiamo anche il sacro principio secondo cui l'imposta da essere progressiva, e se poi è espropriativa è ancora più giusto, perché come ci dice il Vangelo, quod superes date pauperibus, vuol dire dargli tutto quello che c'è sul piatto, non quello che avanza come ci segnavano una volta, vuol dire tutto. Certo, però anche noi abbiamo offerto a chi viene da noi e ci paga 100.000 euro di imposte l'anno il piccolo paradiso fiscale, cerchiamo anche di ripopolare, di portare forze economiche nei comuni del meridione che presumiamo sottosviluppati, ma c'è anche Taormina, che si va a stabilire da Taormina, può attraverso questo arrivare, e abbiamo la e dall'altro lato abbiamo la fuga dei nostri pensionati, cioè c'è tutta una serie di interventi in cui la pratica, l'esigenza prevale sui principi, su tutaluni principi, e è venuta, mi pare, tra tutte queste fonti di diritto, giustamente, tra cui si conteggia anche l'agenzia, perché le circolari dell'agenzia, sì, noi giudici diciamo, signori, ma che cosa volete che sia? È nulla, come quando diciamo un'intercettazione, ma perché no? Scusate, è vero che lì una prova, per noi è solo un indizio. Allora uno si sente rassicurato, stai tranquillo, è solo un indizio, poi gli diamo torto per via di un indizio che può essere unico, e abbiamo persino abolito il plurale, no? Sulla norma che dice che devono essere chiare, concordanti, plurale, ne basta una che concorda con se stessa. Esigenze perfettamente logiche, non sto facendo una critica, dico però che forse un'unica constatazione, e qui concludo, che è quella di una assenza, da constatare semplicemente, di quel momento di sintesi che doveva essere costituito nei vecchi sistemi, ma era un sistema autarchico, oggi forse cioè dalla mediazione politica. Forse oggi è addirittura impossibile. Non si può fare mediazione politica sui principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo o affermati dalla Corte Europea di giustizia. Sappiamo benissimo, rispondono a ordinamenti che sono sovraordinati rispetto alle nostre fonti normative, salvo se la Corte Costituzionale dice: ma qui c'è un principio di salvaguardia, segue un po' la linea, se ben ho sentito, della Corte tedesca, che ha detto sì, però insomma l'interesse del RAI. Ecco. E con questa ultima constatazione, che per me, non vorrei chiarire, non è malinconica, è una constatazione di un periodo giuridico estremamente interessante, almeno per chi lo studia e forse per chi lo applica, forse un po' meno per chi lo subisce o chi va dal professionista e dice: non mi difenda su questa cosa che ho fatto, non importa, si può difendere tutto, ma cosa devo fare, che previsioni posso fare, quante tasse dovrò pagare se presso qui il mio stabilimento? Questo forse è un profilo che mi potrebbe indurre alla malinconia se ci pensassi di più, ma preferisco
concentrarmi su queste difficoltà che sono interessanti da studiare. Vi ringrazio. Allora, grazie professor Cicala per queste brillantissime conclusioni e per i moniti che ha sottinteso. Ringrazio tutti, ringrazio i relatori, ringrazio il pubblico che è stato così attento. Io ho imparato tante cose e ci vediamo in un'altra occasione. Grazie. 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 Vediamo dove ho messo la mia porta.